Thank you Quando un attimo passa l'attenzione della polizia al suo piano, prende questo e mentre ancora la polizia era in giro, lui tranquillo, questo passa davanti a tutti, ma sereno. Buonasera da me dal Mao Che si degna di onorarci Della sua presenza e del suo buco del culo Ovviamente Buonasera a tutti, Mao esci l'orello Esatto, ormai il giro comunque ve l'ha fatto per farvelo vedere Perché giustamente non c'è una buona serata Senza l'orello di Mao, ovviamente Ciao a tutti, Twitch non manda le notifiche Guarda, niente di nuovo sul, sul fronte occidentale. Comunque, oggi vi parlerò di bambini uccisi e martellate, quindi, proprio una roba terrificante. Però, come vi dicevo prima, non, non andremo nei dettagli rispetto agli omicidi, quindi potete mangiare tranquillamente. Non è, non è tanto quello il focus del caso, ma più che altro sulla dinamica di questo criminale e anche tutte le implicazioni sociologiche che ci sono di me. Allora. Si rialtilano dei bambini che si chiama Bishop, Vescovo Bravissimo Khan! Bravissimo! Infatti, lui si chiama Bishop di cognome che non, non vuole altro dire che vescovo in inglese. Ed è stato bellissimo guardare i documentari con i sottotitoli in italiano che traducevano in automatico questo cognome in il vescovo. E quindi è stato abbastanza toccante. Però ragazzi sappiate che non è nemmeno una cosa così del tutto fuori tema perché il nostro bishop di oggi non era un vescovo ma era un uomo molto religioso, era un uomo credente e anche un grande benefattore, un uomo che si dedicava alla beneficenza, ai poveri bambini poveri, gli piaceva stare accanto ai ragazzi abbandonati, a quelli in difficoltà, li aiutava. E gli piaceva troppo, direi, troppo. <ride> Meno male perché non era generoso, non so cosa avrebbe fatto. No, appunto, beh, diciamo che era la sua via eh, privilegiata dove trovare le sue vittime. Sai che un bambino povero e l'altro... Eh, tra un bambino povero e l'altro il martello scappa. Eh, esatto, soprattutto lui si arrabbiava. Si arrabbiava molto quando questi bambini, eh, così maleducati, non volevano essere molestati. Quindi eh eh eh, eh cioè scusate, eh, il bambino che non vuole essere molestato, ovviamente nella sua testa andava punito e quindi tirava fuori il martello di Thor e faceva cose terribili. Uh, come sto oggi sto bene, sto bene, sto medio caldo. Sto sudando già, quindi. <ride> bambini ingrati, esatto, bambini cresciuti male. No, ragazzi, è una storia veramente uh, terribile. Però lui è un personaggio. Né? Tra l'altro, ho visto che non ne ha parlato nessuno, e uh, capisco anche il motivo. Cioè, uh, solitamente, quando si parla di pedofilia, perché qui stiamo parlando di pedofilia, di uh, poi non solo quello, ma anche conseguente omicidio che poi diventa seriale, e diventano quegli omicidi. Uh, Seriali passionali, quindi mossi da un erotismo che solitamente fanno parte dei serial killer che uccidono le donne, eh, quando il target non è la donna ma è il bambino, diventa un argomento davvero ancora più difficile. Ma noi non abbiamo paura di niente, guardiamo in faccia a tutti e oggi vi farò anche un'introduzione sulla psicologia della pedo, perché secondo me è un argomento che per quanto non si osi sfiorarlo nemmeno minimamente, è un argomento che permea la nostra società. Cioè vi basti pensare che secondo le stime del telefono azzurro un bambino su dieci subisce molestie sessuali e considerate anche che la maggior parte dei casi non viene segnalata. Quindi se un bambino su dieci subisce abusi, secondo le statistiche, e la maggior parte dei casi non viene segnalata, possiamo anche pensare che possono essere addirittura il doppio. Uno su dieci, uno su 10. Adesso senza arrivare a parlare di violenza sessuale completa, eh, però si parla di abusi in generale, eh, quindi non um, è, è un ventaglio vasto ovviamente di cose eh, aberranti e estremamente sbagliate. È gravissimo, è gravissimo. Adesso finisco il discorso, cioè. Eh, secondo me non è un fenomeno che possiamo ignorare anche perché, come vi ho detto, se è vero che un bambino su 10 subisce molestie sessuali e se è vero che eh, ci, ci rendiamo conto che sempre più spesso insomma, avete visto anche quanta roba pedo gira su internet. Voi sapete che se non c'è. Domanda non esiste offerta, se c'è tutta quell'offerta vuol dire che c'è molta domanda. Un bambino di studenti si intende anche la molestia tramite internet, no, si intende molestia fisica. E sappiate che il 60% di queste molestie avviene in famiglia. Bleh. Ok, ora eh, io ci tenevo a farvi un'introduzione, adesso dico anche agli editor che ci troveranno ad editare questo video, please, mantenetemi l'introduzione. Perché eh, secondo me è importante anche che questo fenomeno, anche se io posso darvi solo un quadro proprio fatto a grandi linee, venga eh, conosciuto, vagliato. Perché non possiamo continuare a girarci dall'altra parte e eh, a dire soltanto, a limitarci a dire soltanto mostri, orrori, orchi, cattivi. Ovvio, certo, questo serve a prendere la, la, le distanze rispetto alle azioni compiute che sono assolutamente mostruose cioè pensate che chi si macchia di questo crimine è il primo ad essere attaccato dagli altri criminali cioè assassini stupratori che comunque quando hanno in carcere si trovano il pedofilo papam e giù di botte quindi è proprio il crimine più odiato di tutti e quindi è anche il crimine più Uh, cioè, è l'argomento di cui si tende meno a parlare, ma non è un argomento così raro. Sì, esatto, in carcere c'è il codice d'onore: non è una, una pratica così rara, così lontana. Come dire, i serial killer, ragazzi, esistono, esisteranno sempre, ma sono un fenomeno raro. Non possiamo dire che la pedo sia un fenomeno raro ed è veramente un, un, un orrore dover prendere atto di questa cosa, ma bisogna che siamo obiettivi: cioè è dilagante, è un fenomeno dilagante. Quindi, per evitarlo, prevenirlo, curarlo, è necessario conoscerlo. Il, il, il problema è che la maggior parte anche degli studiosi e degli psicologi si rifiuta proprio di uh, analizzare la mente di, di questi criminali o anche di curarli, per esempio, no? E quindi adesso andremo a vedere un attimino meglio questo argomento, di cui nessuno vuole parlare, quindi ovviamente lo fa bugalalla. <ride> che vorete. <ride> sono qua apposta. Genitori assassini sono uh, odiati ugualmente? Mm, no, un po' meno. Però sì, comunque Cioè, sono bambini, sì. I reati contro i bambini sono i più odiosi. Nel carcere qui a Ferrara da me, c'era il tizio che ha ucciso il piccolo Tommy, fu talmente seviziato che dovettero trasferirlo a Parma perché aveva il terrore di uscire dalla sua cella. Eh, ci credo, ci credo, questo giusto per farvi capire quanto sia giudicato male dagli stessi criminali questa cosa, quindi nessuno osa metterci il dito. Ci cioè, vanno insieme su una setta super pedo? I bambini eh, di Dio, non se ne è mai sentito parlare. Non sapevo dei bambini di Dio. Guarda, molto volentieri, Silvia, quando vuoi. Anche perché io vi ho preparato qua un piccolo prospetto proprio a grandi linee delle cause e delle implicazioni che stanno dietro a questa parafilia. Perché altro non è che una parafilia. Um, tra pedo e pederastia. Allora, io penso che la uh, a. Peder... Scusatemi, adesso non vorrei dire una cagata, um, però mi sa che quello vuol dire omosessuale. Esatto, sì, la pedo è quella con i bambini. Uh, pede si intende, scusate se è abbrevio, ma sai, tante volte Twitch magari non comprende il contesto, um, implica invece l'omosessualità. Possono secondo te essere inseriti nella società? Secondo me sì però devono assolutamente imparare a gestire i loro impulsi, comprenderli e magari abbandonarli, perché poi alla fine questi impulsi hanno tutti un'origine che non è per forza statica, a meno che tu non abbia un danno cerebrale. Ci sono stati dei pazienti che hanno sviluppato la pedofilia in seguito a un cancro al cervello che gli andava a colpire all'amigdala o all'ipotalamo, dove ci sono le sedi della nostra sessualità, o al lobo prefrontale, dove c'è appunto la sede dell'empatia, le inibizioni, eccetera, il controllo degli impulsi. Ci sono, dei, mh, ci sono stati appunto dei pazienti che hanno sviluppato questa parafilia in seguito a una lesione, a un cancro a queste zone del cervello, quindi possono avere anche delle origini biologiche, in rari casi, per lo più derivano appunto da traumi maturati nell'infanzia. Tutti i traumi sono trattabili, tutti i traumi sono superabili. In un modo o nell'altro possiamo dire più che altro gestibili. Quindi, sì, si può essere reinseriti in società e si può superare questa parafilia. Ora vediamo un attimo. Uh, vedo Silvia interessatissima all'argomento, guarda, eh, mi, mi farebbe molto piacere fare una cosa insieme con te per que su, su queste cose perché è davvero interessante. Trasciando il fatto che se si scannano a vicenda nei carceri sono a fare loro e gli sta. Ma quello che mi chiedo: ma c'è controllo da parte di quelle guardie in queste strutture? O tutti i criminali sono dentro a fare quello che gli pare? Ehi, hey, Giangy Scannato, teoricamente del controllo ce n'è, però chiaramente sono più i detenuti che le guardie, quindi c'è sempre qualcuno, qualche momento che sfugge eh, all'occhio all delle guardie, c'è quel momento in bagno, c'è quel momento in giardino, c'è quel momento in cui magari sono in cella insieme e non c'è un guardia davanti, quindi sono tanti momenti che sfuggono all'occhio delle guardie. È difficile prendersi eh, sulle spalle la riabilitazione psicologica di un pedofilo, ma è bruttissimo che nessuno voglia aiutarli. Esatto, Morra, c'è anche questo problema. Comunque, eh, io vi volevo dire, eh, tanto per specificare perché ne stiamo parlando, ripetita Juvent, che odiarli e chiamarli mostri è giusto perché è quello che sono e aiuta ovviamente noi a prendere distanza da questo orrore, aiuta anche la società, ma eh, no, puntando il dito contro queste cose, eh, insegna che è una roba orribile e non si fa. Ma dall'altra parte non comprendere questo fenomeno che è tutt'altro che raro, secondo me eh, porta poi soltanto un fiume di ignoranza e odio che non porta a nulla. Sembrano dei mostri irrecuperabili, e quella è quella la cosa un po' triste. Beh, come in tutte le cose dipende da soggetto a soggetto, se vedi, per esempio, Nico Clo, mega recuperato eppure era un mostro eh, dipende sempre da persona a persona esatto Silvia cioè se possono bisogna tentare comunque um, ecco come già immagino voi sappiate la maggior parte dei pedo perpetra gli abusi che ha subito a sua volta in infanzia per la maggior parte, come vi ho detto, il 60% dei casi avviene all'interno della famiglia, ma possono anche essere abusi avvenuti da amici, eh, dei genitori o insegnanti o... Punto, eh, come dire, figure di riferimento della religione, eh, in qualunque ambiente può accadere, no? E quindi questi soggetti vivono una sorta di volontà di riscatto del passato, quindi eh, fanno una specie di. Uh, twist in cui non sono più loro le vittime controllate e abusate ma finalmente prendono loro il potere e si riscattano su qualcun altro che non gli ha fatto niente di male ma che uh, loro in qualche modo utilizzano come oggetto di sfogo per poter finalmente avere nelle mani il controllo che tanto gli è mancato e che tanto hanno dovuto subire da parte di altri adulti Ah, tra l'altro, ragazzi, non se ne parla mai, ma, e se ne parla come se fosse un fenomeno puramente 100% maschile, e è vero, cioè, diciamo, 9 su 10 pedofili sono soggetti maschi, ma una su 10 è una donna, ragazzi. Esiste la pedofeminile e ehm, ragazzi, la pedo è una malattia, è una parafilia. Quindi sì, è una malattia mentale, è una parafilia, un disturbo mentale. Uh, e ci sono anche le donne, perché adesso magari gli abusi da parte delle donne che avvengono per lo più su bambini maschi, uh, tante volte non vengono denunciati anche per vergogna, anche per appunto bias sociale rispetto alla figura della donna, però esistono, cioè esistono eh, anche le donne pedo, non, non, non fermiamoci al... Uh, a, 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 a beh. Non, non viene la parola, però a, a quello che pensiamo di uh, c'è un film con Kevin Bacon che parla di pedo, ma non mi ricordo il titolo. Uh... Ah, no, io mi chiedete il film proprio? Ciao, ciao, sì, la pedo è una, par è una parafilia che esiste dall'alba dei tempi e quindi in qualche modo va, va guardata. È inutile, così come anche il serial killing, eh? cioè nel senso sono. Tutti i disturbi mentali che fanno parte sì della società, della società contemporanea, ma hanno sempre fatto parte anche del genere umano, purtroppo. Ho avuto un ex che da bambina aveva subito abusi dalla ex compagna del padre, pazzesco. Ecco, vedi, vedi, mi confermi quello che dicevo. Vorrei ricordare però che non tutti i pedo, le, le pedo, sono abusanti. Che io sappia l'abuso... È il crimine non esserlo in sé, esatto, esatto, esattamente. Infatti, ce ne sono tanti, tantissimi, mi auguro la maggior parte, che eh, ovviamente riescono a controllare i loro impulsi e si limitano alle fantasie. Eh, questo è anche il motivo per cui c'è così tanta offerta di materiale pedo su internet e non altrettanti abusi là fuori, che dici fa schifo comunque, è sbagliatissimo. Ma tra i due mali, ecco, questo ci fa comprendere che molto probabilmente sono molto più quelli che si trattengono, il che è una cosa buona, ma ovviamente dovrebbero prendere atto di questo problema e a chiedere aiuto. Qual è il problema? Che quando una persona che soffre di questa, eh, di questa parafilia chiede aiuto a uno psicologo, la maggior parte degli psicologi rifiuta di avere in cura un soggetto del genere. Sia per una questione morale. Proprio, no, 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 io non voglio averci niente a che fare. Sia perché in pochissimi sono specializzati uh, su questa parafilia dal punto di vista del carnefice, ce cioè ne sono moltissimi specializzati per le vittime, ovviamente, per aiutare le vittime a superare il trauma, ma pochissimi che invece uh, hanno studiato per poter aiutare invece un, uh, un pedo a redimersi, o comunque a redimersi a, a curarsi. Questo anche perché può portare delle implicazioni notevoli. Cioè, pensate a uno psicologo che ha una responsabilità anche nei confronti della società di denunciare un eventuale soggetto pericoloso, che si ritrova davanti a uno che gli dice: Oh, io mi devo trattenere per non fare queste cose. Che fa lo psicologo? Lo denuncia. Non lo denuncia, come fa a essere sicuro che questo poi non lo abbia già fatto o non lo farà? Eh, È una bella responsabilità, quindi capisco anche che ci sia molto, eh, molta reticenza da parte dei professionisti a prendere in carico pazienti di questo tipo. Allora, mi saluta, va bene, risaluta Lanzi, vorrei che facessi un po' di twerking contro il mulo de dedicato a me. Grazie Azzalona, scusami per le molestie sessuali, come vedi. Io sono sempre qua a molestarti a distanza. Perfetto, sta volando, ok, ok. Ma torniamo alla nostra alle nostre. Eh, teorie sui pedo, eh, più che teoria, analisi psicologica. Um, ecco, come vi dicevo, no, la maggior parte di, di, di questi questi soggetti ha subito a sua volta in infanzia abusi sessuali e quindi vanno avanti a perpetrare questa cosa, sia nella mentalità del. che poi sono tutti momenti psicologici interni e eh, non è che il pedo pensa ah, allora visto che da piccolo mi hanno molestato, io adesso divento un molestatore e mi riscatto e mentre lo faccio penso anche di vendicarmi sui miei genitori o su chi mi ha fatto questa cosa. No, non, è, non funziona così. Sono spinte interne. Che la maggior parte delle volte il soggetto non si spiega a livello conscio, sente delle pulsioni e le segue. Ma mh, è per quello che serve la psicoterapia: perché la psicoterapia va a scandagliare quello che c'è all'interno del paziente e a comprendere che cosa ha fatto scattare quel, quelle spinte, no? Spinte interna è come cagare. Sì, però eh, più brutte, perché so, se, se, se caghi è meglio che se fai queste robe qua. Altre volte invece il pedo non ha proprio idea del fatto che quello che sta facendo è sbagliato, perché magari ha a sua volta subito queste violenze, ma avendole subite fin dalla primissima infanzia non le ha mai catalogate come violenze, non le ha mai catalogate come abusi. Quindi per lui era una forma di amore normale. Quindi c'è una sorta di normalizzazione della pratica per cui per lui quella è una forma di, di amore che si dà ai bambini a cui si vuole bene e, eh, e quindi perpetrano questo comportamento nemmeno rendendosi conto che è una cosa assolutamente folle, cioè sanno che si devono nascondere. Ovviamente, ma pensano che sia la società ad essere sbagliata. Ecco, anche in questo caso è importantissimo fare una rieducazione a un soggetto di questo tipo per fargli capire, anche a livello empatico, che quello che lui ha subito non era una cosa normale, ma erano abusi e magari fargli capire che quello che lui ha subito ha aperto in lui delle ferite che magari lui non vede, non sente e lì. Ovviamente, tutto un lavoro sulle spalle dello psicologo, aprire le ferite di un uomo o una donna e fargliele rivivere da zero, ma è giusto per raggiungere poi una consapevolezza. Uh, ciao Ellie, che ciò che accade in famiglia viene, viene replicato nella tua vita. Esatto, volenti o nolenti quante volte ci ritroviamo a comportarci soprattutto a livello relazionale come i nostri genitori senza accorgercene, poi ci guardiamo indietro e ci rendiamo conto che cazzo abbiamo fatto la stessa cosa e un po' ci vergogniamo anche. Però questo ci fa rendere conto che noi proprio non siamo tante volte consapevoli delle dinamiche che mettiamo in atto, no? Comunque, c'è anche da dire, quando vi dicevo no che alcuni lo interpretano come una forma diciamo di amore, perdonatemi il termine, ma nella loro testa è così: la maggior parte dei pedo infatti ha sentimenti di amore e cura verso il bambino a cui dedica uh, purtroppo anche degli abusi. Quindi non, non è che uh, il pedo è animato da odio e disprezzo verso il, uh, la vittima, ma la maggior parte delle volte. È uno che pensa di. insomma... di completare l'affetto verso il bambino anche con questi atti. La cosa lo rende estremamente creepy. Esatto, esatto. E mi ricorda Michael Jackson. Su Michael Jackson ci faremo poi un vip crime. Vai e... <ride> <By> mai, <my> Maze. <ride> Comunque, se siete interessati all'argomento, Pedo, io ho una lettura da consigliarvi dalla quale ho tratto questa breve... Analisi che vi faccio tra un attimo. Eh, è un libro che si chiama La Voglia Oscura, scritto da uno psicologo che si chiama Luciano di Gregorio. Io ve lo consiglio perché è uno dei pochi che ha avuto il coraggio di buttarsi davvero dentro questo argomento e lo ha fatto, secondo me, con una, cioè una buonissim un buonissimo ci cioè, Ha fatto un'analisi molto 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 completa e molto di qualità. Comunque, brevemente, lui sostiene che le cause scatenanti di questa parafilia siano in realtà un insieme di traumi pervasivi e ripetuti nel tempo e nell'infanzia del soggetto, che non devono essere per forza sessuali. Attenzione, noi siamo abituati a pensare che il pedo abbia subito a sua volta abusi sessuali, eppure non è così. Tante volte il pedo in infanzia ha ricevuto abusi in realtà basati sul dominio e sul controllo psicologico, cioè per esempio un classico ritratto dell'infanzia di un pedo sono genitori controllanti e in intrusivi, invasivi, a volte anche solo uno dei due, mentre magari l'altro è più assente o anche entrambi. Che tendono a plasmare il bambino secondo i loro desideri, senza assolutamente tener conto di quelli che sono i suoi bisogni emotivi e i, i, le sue, i suoi desideri, le sue speranze, le sue ambizioni, i suoi, appunto, il suo essere una persona diversa da quelli che sono i genitori. Quindi, una sorta di Possesso totale del bambino in cui tu pensi che lui sia di tua proprietà, quindi lui deve fare esattamente quello che tu gli dici che deve fare, deve pensare quello che tu gli imponi di pensare e qualunque deviazione dall'ortodossia viene punita. Il bambino, ragazzi, anche i bambini di tre anni. So, hanno una personalità e hanno il diritto di esprimerla. Il bambino va ripreso nel momento in cui fa qualcosa di sbagliato, non nel momento in cui ha una personalità diversa dai genitori, ok? Se non fa niente di male, perché bisogna punirlo? E invece ci sono proprio dei genitori che eh, purtroppo vogliono avere il soldatino, vogliono avere il bambino, come dicono loro, perfetto, che pensa e sente alle emozioni che dicono loro, ok? Cosa succede a un bambino che viene trattato in questo modo? E ovviamente lui non si rende tante volte conto di subire degli abusi, ma semplicemente si crea un'idea di se stesso come essere insignificante e impotente. Si considera esso stesso una cosa, un oggetto, a completa disposizione dei genitori che possono usarne a loro piacimento. Che non vuol dire per forza violenza fisica, che non vuol dire violenza sessuale, vuol dire mentalità di questo tipo. Ok? Qui andiamo in un, in un mondo un po' particolare, un po' delicato, eh, molto sottile, quindi cercate di concentrarvi un attimo su quello che vi sto dicendo. Cioè non si tratta di genitori che per forza picchiano, puniscano corporalmente il bambino, ma non fanno altro che sminuirlo dandogli quotidianamente dei messaggi di possesso e controllo su di lui, per esempio negandogli di avere una privacy, per esempio negandogli di provare delle emozioni o negandogli di fare una scelta scolastica, ma tantissime cose. Esatto, anche se lo fanno i fratelli e, e io ho detto genitori, ma per lo più si parla di ambiente nel quale si cresce. E qui poi arriviamo al discorso uh, chiesa, perché anche qui uh, di Gregorio ci dà una spiegazione che io ho trovato meravigliosa. Comunque, uh, ecco perché tenete presente questo trattamento: no? il bambino che si sente un oggetto alla mercè dei genitori, ecco perché il pedo non tiene il assolutamente conto dei bisogni del bambino che sta abusando, né si preoccupa assolutamente dei danni che gli può provocare, perché per lui il bambino è una cosa, come egli stesso era una cosa ai tempi. E quindi anche qui c'è una sorta di interiorizzazione, normalizzazione e anche riscatto rispetto al fatto che adesso io non sono più una cosa, perché sono un adulto, ma tu sei un bambino lo sei, quindi io ti uso come una cosa, come hanno fatto con me. Adesso vi cito un passaggio scritto proprio di Gregorio nel suo libro che penso sia estremamente eh, illuminante rispetto al fenomeno. Lui dice: "La sessualizzazione del rapporto gli permette, al pedo, di sentirsi padrone degli eventi. A muoverlo è lo stesso senso di potere che aveva da bambino quando si rifugiava nelle sue fantasie, mitigando così il sentimento di insignificanza e immaginandosi vincente." Ecco, questa è una cosa che succede spessissimo ai bambini trattati così dai genitori, che tendono a rifugiarsi in un mondo immaginario dove lì possono avere il controllo, dove possono essere quello che desiderano essere, dove possono pensare quello che possono pensare, che vogliono pensare. Grazie Ruma. E eh, continua. Negli abusi sui minori non c'è mai una vera ricerca del piacere fisico, quanto piuttosto del potere. E a me questa cosa mi ha pff, aperta la mente. Perché ho detto, cazzo, è vero. Cioè, non c'è tanta ricerca della, eh, del, del mero piacere sessuale quanto proprio di una manifestazione di potere sull'altro. E questa è la chiave. E infatti, poi vedremo che Bishop farà delle uscite infelici perché Bishop è un pedo, ma è un pedo inconsapevole, totalmente ignorante, senza nessun, ignorante in senso emotivo, senza assolutamente nessuna autoconsapevolezza emotiva. Tant'è che lui in interrogatorio dirà, e eh ma la maggior parte di questi bambini sono stati uno spreco, a me non è nemmeno piaciuto. E lui che non comprende che la sua pedo non è per la ricerca del piacere sessuale, ma in realtà per la ricerca di potere. Quindi, vedete, ignorante perché ignora, è certo, è certo. Instaurare una relazione asimmetrica permette al pedofilo di superare la paura di dipendere da qualcuno e di rischiare di essere dominato. Ecco, quindi questi si rivolgono più facilmente, anzi più volentieri, ai minori, insomma ai bambini che non si possono difendere perché appunto loro si sentono controllanti di avere in mano il potere rispetto a dei coetanei perché i coetanei, anche in quanto donne, possono tranquillamente avere loro il potere su appunto questi soggetti e farli sentire magari dominati e privi di controllo. Eh sì, Maisel, infatti si chiama lolitismo, per esempio quella, ehm, quella pratica, diciamo, quell'attrazione verso le ragazzine, minorenni, ragazzine. Ora veniamo a un punto che secondo me interessa a tutti voi. Perché la pedo è così diffusa negli ambienti religiosi come la chiesa? Ce lo spiega Di Gregorio, ce lo spiega. Ciao dal Marco, ce lo spiega in una maniera estremamente sensata. Io, infatti, sono rimasta veramente illuminata da, dal suo trattato, perché lui dice: Avete presente? Bravi! Avete presente il comportamento dei genitori che vi ho descritto poco fa? Bene, cosa sono le comunità religiose? Sono dei gruppi chiusi dove i leader sono i portatori della verità indiscussa, dove viene incoraggiata la dipendenza, dove viene incoraggiato il conformismo, dove viene incoraggiato ehm, la colpevolizzazione. Comunque, come vi dicevo, ma no? è. Negli ambienti religiosi viene limitata l'autonomia, le espressioni individuali, vengono limitati i bisogni emotivi, le pulsioni sessuali, i desideri, le fantasie. Cosa succede? Che praticamente la Chiesa si comporta come un genitore controllante, come vi dicevo prima, che non lascia libero spazio di espressione ai propri fedeli. Ora, se un uh, bambino cresce magari in una famiglia che non è così abusante, ma poi passa tantissimo tempo all'interno di una comunità di questo tipo, poi il risultato è lo stesso, perché le azioni traumatiche, abusanti a livello psicologico sulla sua mente, determinano lo stesso risultato. Ecco perché all'interno degli ambienti religiosi e della Chiesa si sviluppa così tanto questo. Problema, ecco. Uh, che anche i preti rivedono nella Chiesa questo genitore esatto, poi, ovviamente, è sempre un insieme di concause, questa è una. Dall'altra dall parte c'è la repressione sessuale, che soprattutto nella Chiesa Cattolica. Eh, ahimè, porta poi lo sapete sempre: la repressione, porta a sfoghi parafilici, manie, eh, come dire, morbosità varie. Ma c'è anche la questione della nascondersi in un luogo protetto, cioè io ho queste pulsioni. Mi sento una persona sbagliata, mi rifugio nella, nella via che mi dà la luce, che mi dà la retta di direzione e tutto, e invece poi alla fine è il contrario. Quindi, ragazzi, è tutto un insieme di concause, ma c'è un perché, come in tutte le cose. C'è un perché, quindi è stato molto bello, sinceramente, leggere il lavoro di, di Gregorio perché mi ha spiegato questa cosa in maniera che veramente avrei voluto abbracciarlo perché da sola non ci sarei mai arrivata, ovviamente, se non servirebbero gli studiosi. E ha anche spiegato. Qual è la cura? Perché esiste la cura per la pedo? Cioè, aspetta un attimo, vi leggo intanto. Mia mamma è stata così: io con mio figlio ho fatto l'opposto, gli ho dato tanta libertà, quella che io non ho mai avuto. Mia mamma è stata ipercontrollante, se mi dava un orario tardavo 5 minuti e era facile farmi sceneggiate. La cosa peggiore è che mi sentivo in colpa perché metteva tutte le sue ansie come paura che mi capitasse qualcosa. Mi dispiace Elisa. Mi dispiace. Però almeno non hai reiterato il, il comportamento e sei maturata molto bello. Per gli uomini religiosi, vietato praticare sesso, lo fanno con i bambini perché in primis ne sono circondati e sanno che probabilmente non diranno niente. Ecco! C'è anche questo, razzi, una, una questione di manipolazione è proprio di leadership. Cioè i eh, leader religiosi, come vi dicevo poco fa, si mettono sul piedistallo quello che dicono, quello che professano è la parola di Dio. Quindi un bambino che viene molestato da il come dire, il portatore della voce di Dio, il bambino non può opporsi, non può pensare che è una pratica sbagliata perché lo vuole Dio. Vi rendete conto il livello di anche Um, manipolazione che ovviamente um, aiuta, diciamo a portare avanti queste pratiche. No oh, chi mi dispiace, mi dispiace, purtroppo tanti genitori vanno nella mania del controllo per una questione di ansie loro personali. E infatti nel percorso terapeutico indicato per chi soffre di questa pedo, di questa parafilia, ovvero la pedo, Uh, C'è tutto un percorso da fare e mi, mi ha emozionato molto vedere come di Gregorio proprio ne, eh, ne descrivesse i passaggi. Lui dice che bisogna passare innanzitutto per l'elaborazione del lutto per l'infanzia che il paziente non ha mai avuto. E io vi giuro: cioè, non so, scusate, ma mi emoziona un sacco quando leggo queste cose che mi aprono la mente. Cioè il fatto è che il pedo per la maggior parte dei casi non si rende conto di, aver, di essere stato derubato della sua infanzia e quindi il primo passo è rendersi conto del fatto che gli è stata sottratta l'infanzia ed elaborare il lutto per la sua infanzia sottratta. E poi, secondo passaggio, la comprensione che i genitori, spesso idealizzati, in realtà non si sono mai presi cura di lui e non lo hanno mai veramente amato. E qua sbapam, altra tegolata, perché ovviamente come tutti i bambini, eh, anche quando uno, si cre uno cresce, vuole pensare che i propri genitori, anche se hanno sbagliato, lo hanno fatto per amore, che ti hanno amato, che ti hanno voluto bene. E invece lì il pedo si deve rendere conto che i suoi genitori, o chi, insomma, ha abusato di lui, non lo amasse per niente, anzi fosse mosso da desideri egoistici. Quindi razionalizzazione, esatto, Nabba. Okay. Altro passaggio è la realizzazione di aver subito degli abusi, perché ovviamente tanti non si rendono conto che quello che hanno subito sono abusi, soprattutto nel momento in cui, come vi dicevo prima, la famiglia non eh, perpetrava abusi fisici ma soltanto psicologici. Quindi far comprendere al paziente cosa sono gli abusi psicologici, in cosa consistono e fargli realizzare di averli subiti. Ma vedete che. Cioè, da prendere una persona e ricostruirla da capo. Come potete pensare che sbattere uno in cella di questo... cioè, un, un soggetto di questo tipo, sbatterlo in cella e dimenticarsi la chiave, poi quando ha finito la condanna torna fuori, abbia imparato la lezione. Cioè, non ha senso. Quando vedete in faccia quali sono i passaggi da fare e vi rendete conto che fatti bene aiutano veramente, sono utili, poi forse... Ci rendiamo anche conto, bisogna riassemblare tutti i pezzi. Esatto, ci rendiamo anche conto che punire le persone per, solo per il gusto di punirle non porta assolutamente a nulla. Anche perché sono persone che loro stesse hanno delle ferite immense all'interno. Bisogna riassemblare. Tu pensa um, che oggi ho fatto piangere la psicologa, succede spesso ahimè perché gli psicologi devono utilizzare l'empatia e tante volte tornano a casa con un macigno di dolore che hanno preso su da tutti i loro pazienti, raga. fare lo psicologo non è un lavoro leggero eh, per niente. Ultimo passaggio e forse è il più difficile. È il confronto che il paziente deve fare con la persona che sarebbe potuto essere se le sue speranze e i suoi bisogni affettivi non fossero stati brutalmente distrutti. E quindi lo metti davanti a come sei diventato a causa di quello che ti hanno fatto, cosa saresti potuto diventare se non avessi subito tutto questo. E ovviamente il passaggio finale è l'avvicinamento delle due immagini. Ora che hai capito. Quello che ti è stato fatto? Hai compreso quello che hai subito e i motivi per cui li hai subiti? Perché ovviamente andrà fatta anche un'analisi su chi sono state le sue, i suoi carnefici. Quindi perché ti hanno abusato? Cosa c'è nella mente di tua madre, tuo padre, tuo zio, il tuo prete, quello che è? Boom! Esatto! <ride> esatto che boom! E se fatto tutto questo percorso, il pedo, se diventa davvero consapevole di tutti questi... Um, ambiti può essere davvero recuperabile però vi rendete conto che è un lavoro è un lavoro da fare per lui e per il terapeuta se vai in analisi devi avere il coraggio di guardarti dentro eh sì eh, ragazzi purtroppo quello che si pensa tante volte andando in analisi è come andare dal dottore che ti deve togliere l'appendice della serie. Vabbè, io dormo, eh, fai tutto tu comunque. E poi, se sbagli, io muoio ed è tutto sulla tua groppone. Non funziona così, non è come il dottore che sta tutto nelle sue spalle, la responsabilità della buona riuscita all'intervento. È eh, in realtà la psicoterapia eh, implica una fatica da entrambe le parti. E infatti, molto spesso dopo due sedute si molla quando si capisce che bisogna metterci dell'impegno e della fatica. Il paziente deve fare fatica. Se il paziente non fa fatica, il terapeuta non ottiene niente. Cioè, non è che può curarti il terapeuta con il potere del pensiero. Cioè, tu devi voler cambiare. È come la. Ehm... C'era una, una, una. Non mi ricordo più questa barzelletta sui psicologi. Tipo, quanti psicologi ci vogliono per cambiare una lampadina? e la risposta era dipende se la lampadina vuole cambiare e, e, ed è così è così ragazzi, cioè potete anche andare dal miglior terapeuta del mondo ma se voi stessi non avete voglia di cambiare è inutile, è proprio totalmente soldi buttati nel cesso guardate tutti i miei video sulla pipitone <ride> So news! Sì, che la commissione giustizia ha deciso di non andare avanti, quindi niente giustizia per Denise, sono ferme le indagini. Un'ipotetica e utopica soluzione alla pedo potrebbe essere quella di fare per obbligo il nucleo familiare un incontro prima di gruppo e poi singolarmente con lo psicologo psicanalista obbligatorio. Guarda, io sono sempre dell'idea che ci vuole lo psicologo di base. Per me sarebbe una, una legge sacroxanta dare lo psicologo di base a tutti. Però, eh, giustamente, ci, 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 non, non sono il re del mondo, non sono il presidente. Sicuramente, se lo fossi, sarebbe uno scalavasccio totale. Quindi, non sta a me eh, co comprendere quali sono i problemi. Ecco. Io ho sempre desiderato andare dallo psicologo, ora che ho finalmente iniziato ad andarci sono disperata, sono disposta a fare qualsiasi cosa. Vedi Chiara? Ecco, questa è proprio la volontà: la volontà di essere aiutati che Dio ti aiuta. Ecco, al posto di Dio, mettendoci il terapista, funziona uguale. Allora raga, abbiamo passato un'ora a parlare di teoria pedofila, quindi adesso direi di entrare proprio nella mente del nostro pedo di oggi. Che non è solo un pedo, ma è anche un serial killer e c'ha proprio la faccia giusta. Non so come dire, lo guardi negli occhi e dici, mamma mia che pedo vibes, sarà il porno baffo, sarà lo sguardo languido, ma non so che dirvi, c'ha proprio il physique du role. Secondo queste parole mi convinco di aver trovato una grande psicologa, ne apprezzo ogni singola qualità, mi fa molto piacere, solei. È, è molto importante avere un buonissimo rapporto con la psicologa, soprattutto averne stima. Allora ragazzi, prima eh, fatemi riempire il vino. Che ovviamente qua gli sboroni col vino in fresco. Che è troppo caldo per avere, caldo per avere il vino non caldo, dai. Così, ne verso pochino alla volta e rimane in freschino. Devo fare live apposita su argomenti simili. Strainteressanti. Davvero? Mi piacciono gli argomenti psico? Allora ricomincio a fare gli... i psico crime. Allora, cominciamo col nostro killer. Che non abbiamo ancora parlato del killer, è già passata un'ora e otto. Mamma mia! Via, via, veloce! Allora. Lui si chiama Arthur Gary Bishop ed è nato il 29 settembre del 1952 nello Utah, che come ben sapete abbiamo imparato a conoscere è lo Stato mormone per eccellenza negli Stati Uniti. La città dove lui è nato e cresciuto è Hinckley, che è veramente una cittadina piccolissima eh, nel deserto. Quindi raga qua c'è proprio il sabbione galoppante. Che ha meno di 700 abitanti. Si trova a sud est di Salt Lake City, che è la città ovviamente più importante di tutto lo Utah. Ed è anche la capitale mormona, diciamo. E eh, ci sono veramente pochi turisti. Per lo più la gente del posto è gente dura, no? È gente con la scorsa dura E vivono così: tra il sabbione, gli scorpioni, i serpenti assonnagli. Giusto per darvi. Un'immagine di quello che era l'ambiente dove nasce il nostro Arthur. Mi vengono in mente quei paesi pieni di suddisti, coi cappellini. A me vengono in mente, non so, un po'... Ah, non so, queste, queste cose desertici dove solitamente ci mettono i cadaveri o... Tipo Breaking Bad, ma forse non era lì Breaking Bad. Comunque Arthur era il più grande di sei fratelli ed era nato ovviamente in una famiglia di mormoni devoti, quindi dei mormononi, ecco, ovvero erano devoti alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Lui viene descritto come un bambino, quando è piccolino, come un bambino molto solo e spaventato. Però in casa veniva considerato il figlio modello, cioè lui era il, il, il figlio perfetto, il figlio il prodigo. Cioè, tutti quelli che eh, conoscevano la famiglia di Arthur invidiavano questo figlio così bravo, così ubbidiente, così educato, così controllato. Mi ricorda qualcosa? Eh, rispetto a quello che vi dicevo prima, no? Perché sai, eh, risuona. Comunque lui era anche uno studente estremamente brillante, quindi orgoglio di mamma, ovviamente. Mi ricorda 15 minuti fa, ecco, esatto, Alde. Eh, però insomma i compagni di, di liceo in particolare non è che lo vedessero di buon occhio, cioè era il cocco di mamma, era l'orgoglio di famiglia, ma eh, per quanto ri riportasse risultati brillanti a scuola era considerato un secchione sfigato, eppure gesso poraccio. E eh, tra l'altro nessuna ragazza accettava mai i suoi rari inviti ad uscire, perché lui ci avrà provato con due o tre ragazze in tutta la sua vita quando era al liceo e eh, nessuno... Nessuna di queste gli ha mai detto sì, quindi era proprio uno sfigatone, poraccio. E lui, tra l'altro, viene eletto. Ho fatto male da ridere questo passaggio perché c'era l'intervistatore, il giornalista, che diceva: eh, aveva trovato questo suo ex compagno del liceo e gli chiede: beh, però adesso ho sfigato. Comunque è stato eletto come capo del consiglio studentesco, quindi era comunque uno in vista, no? E questo suo ex compagno di classe risponde: Ma no, essere eletto come capo del consiglio studentesco non era indice di popolarità, ma era una tradizione che andava avanti per buttare un nerd al consiglio studentesco, così come scherzo per umiliare un po' l'elite sociale e pareggiare la situazione. Io, cioè. <ride> Dov'è essere stronzo? Adesso bullo fino da... Bla bla, a, addirittura a, da adulto. Probabilmente sì, probabilmente subiva uh, bullismo. Che schifo, che merda, esatto. Probabilmente subiva bullismo, anche se, uh, come in molti casi purtroppo succede... Lui ovviamente è l'unica fonte di informazioni rispetto al suo passato, a parte i compagni di classe stronzi. Quindi lui eh, secondo me non ha raccontato tutto, non ne ha avuto neanche molto il tempo perché ragazzi finirà male questa storia per lui. Quindi non ha avuto proprio il tempo di raccontarci se ha subito bullismo o meno. Non sappiamo nemmeno se ha avuto l'occasione di rendersi conto che subiva bullismo perché raga io ho capito che quello che avevo subito alle medie era bullismo anni e anni dopo eh. cioè non sapevo io pensavo che fosse giusto così perché io facevo schifo ed era una merda invece no era bullismo e, mm, cioè, io stessa non lo capivo quindi pro probabilmente lui stesso magari non l'ha non ne ha parlato proprio perché non, non l'aveva compreso come fenomeno ecco eh, lui, questa è la parte dove simpatizza con il killer. Esatto. Vai, nanna, petto te sole. Ti sei presa solo la lezione sulla pedo. Mi dispiace, buonanotte. Anche io dopo te. Eh, ecco. Comunque. Lui da bambino non era per niente inserito, diciamo, nella comunità dei coetanei, ma era, lo era molto nella comunità dei mormoni, nel suo gruppo religioso. E ben presto diventerà un Eagle Scout, ovvero un, un aquilotto. Era la carica più alta degli Scout, probabilmente lo è anche adesso, non so in Italia come li chiamano i capo Scout, la carica più alta degli Scout per i minori, però... Eagle Scout. Ma raga', lo sapete che facendo ricerche per questo caso io ho scoperto che esiste un sito come Wikipedia ma dedicato ai, ai mormoni che si chiama Mormon Wiki? Ora io forse sono divertita e colpita da questa cosa, magari per molti di voi è normalissimo. Ma mi ha stupito anche vedere Mormon Wiki e, tutti, e tutte le specifiche descritte bene. Mi ha aiutato molto, però, per capire le dinamiche di questo caso. eh. Un triste ventiduno è stato decapitato dalle palle di un elicottero mentre si faceva un selfie. Questo finisce da Darwin Awards tra qualche mese, sicuro. Eh, lo so, serenabullismo veramente c'è bisogno di sensibilizzazione. Perché tutti i bullizzati non si difendono mai, ma stanno zitti e subiscono? Orazio, ti, co ti consiglio, se non l'hai già fatto, di vedere il mio video in cui tratto della mia storia di bullismo, così capirai perché, almeno nel mio caso, perché io non l'ho fatto. L'ho scoperto anche io appena mi sono trasferita, ecco, vedi? <ride> Comunque, noi non siamo eh, a conoscenza di eventuali abusi che... Eh, il nostro Bishop abbia subito in infanzia nella famiglia. Anche se, sinceramente, visto poi quello che succederà al fratello minore Douglas, secondo me io, cioè, non lo so, non, le fonti non lo dicono. Lui non ne ha mai parlato, però io ci metterei quasi quasi la mano sul fuoco rispetto al fatto che in famiglia lì ci fossero degli abusi e non abusi psicologici. Secondo me erano proprio abusi sessuali e questo lo penso. Soprattutto rispetto a quello che poi succederà anche al fratello. E uno può essere una casualità, due, no, no. Ok? Poi ci arriviamo. Perché il suo fratello minore, Douglas, lui ne aveva cinque dei fratelli minori, ma in particolare era legato a quello nato subito dopo di lui, Douglas, che nasce nel 56, quindi li separano quattro anni, lo idolatrava, cioè era per, per Douglas, il nostro Arthur, era l'esempio da seguire, era il suo animale guida, sostanzialmente. E in effetti vedremo che poi le storie si... Sì, Incroceranno verso la fine del racconto e eh, verso la fine della storia. Nel 69 lui si diploma al liceo e ehm, ovviamente il nostro Arthur segue i principi della sua Chiesa Mormona e passa a, a fare il missionario, cioè va in missione per fare beneficenza e andrà in particolare nelle Filippine. Dopo questo viaggio nelle Filippine pare che abbia cominciato a sviluppare seriamente pensieri, pedo e ad avere, come dire, prima aveva dei pensieri e delle fantasie, dopo essere tornato dalle Filippine ha cominciato a metterle in atto. Quindi non sapremo mai che cosa succede nelle Filippine, ma probabilmente lì accade qualcosa che gli apre la mente pedo. Comunque, al termine della missione lui torna a casa e si iscrive allo Stevens in Girl College. Scusatemi, la pronuncia di merda. Comunque è una business school dello Utah che offre un'istruzione rapida e specifica per una determinata professione o carriera, no? E lui aveva studiato per diventare contabile e, quindi insomma prende questo, diciamo, diploma veloce, si diploma col massimo dei voti e può lavorare come contabile. Cioè, non è che gliene fregava tanto lui della professione da fare nella vita, più che altro era dedito per appunto alle attività dei mormoni. Comunque, come già eh, avrete capito, c'è un lato scuro nel nostro Bishop che chiaramente non traspariva a nessuno perché lui comunque scriveva molto, parlava molto, ma da quello che diceva non emergeva assolutamente nessuna morbosità, non emergeva la sua stranezza né dalle conversazioni con la famiglia né dai suoi amici, quindi nessuno ha mai dubitato dell'integrità di quest'uomo, no? Era il figlio perfetto, il mormone devoto, il missionario che partiva per appunto missioni di beneficenza sì, siamo negli anni 70, e eh, però in realtà questo figlio perfetto, devoto, religioso, eccetera, aveva una dipendenza assurda dalla pornografia. In particolare era eccitato da: più giovani erano, meglio era. In ogni caso, sempre maschi. Nessuno può dire con certezza quando Bishop ha attraversato, diciamo, il confine dai sogni e le fantasie ad occhi aperti, e quindi ovviamente il divertimento col suo pipo in solitaria, alla pedofilia attiva, quindi alle molestie, perché anche lui stesso non lo ricorda e poi vi dico che lui. Non ha rilasciato tantissime dichiarazioni. Ha fatto la sua confessione. E poi, da lì a poco, è finita male per lui. Quindi, non lo so neanche io, scrittrice matta. Non, non ho una grandissima conoscenza della religione mormona. Quindi, non, non voglio nemmeno troppo esprimermi. Ehm. Uh. Vogliamo davvero provare pietà per queste persone perché hanno subito abusi mentali o fisici? Secondo me non è comunque una giustificazione. No, non lo è. Non è una giustificazione. È una comprensione del fenomeno. Se noi non andiamo a comprenderlo e continuiamo a puntare il dito e lanciare cacca contro i cattivi, non riusciremo mai a combatterlo. Questo fenomeno. L'ignoranza porta solo a ignoranza e l'odio porta solo a odio. Ma i problemi sono quelli della barba lunga che portano i cappelli a cilindro. No, mi sa che ne stai confondendo con un'altra categoria, Elisa. Guardate, parlatene in chat di questa cosa, io non voglio fare scivoloni. Comunque, anni dopo ci saranno decine di genitori, su questo ci torneremo, che si lamenteranno che Bishop aveva molestato i loro figli. Ma nessuno si fece avanti quando succedevano questi fatti. Cioè, eh, si, si lamenteranno una volta che Bishop verrà arrestato come serial killer. Ma quando succedevano... Niente. Niente, ovviamente. Perché che punti il dito contro il prodigo morbone? Eh no. Rimasero in silenzio. Forse. Qualcuno di loro aveva avvertito i figli di evitare di rimanere da soli in compagnia di Gary, però eh, di Gary, eh, lui si chiama Arthur Gary, eh, quindi se lo chiamo Gary lo chiamo Arthur, è sempre lui, eh, ma ovviamente non si sono rivolti alla polizia, ne hanno mai denunciato queste pratiche obrubriose. Ehm... Um, Ora, il primo incontro di Bishop con la legge, con la giustizia in realtà non avrà niente a che fare né con i bambini e né col sesso, perché abbiamo capito che il nostro Bishop è un furbetto un po' in generale. Perché a luglio del 97 lui trova lavoro come contabile in un'agenzia turistica. Tra l'altro mi fa molto piacere perché lo Utah è famoso per non avere turismo e lui trova lavoro in un'agenzia turistica, comunque adoro. Ehm, che si chiama lo ski Utah. Quindi boh, probabilmente organizzavano... Oggi non faccio che i miei capelli abbiate uh, pietà di me, non, non ce la posso fare. Immagino fosse una, una roba di, di sci, di piste da sci, non lo so. Comunque, a febbraio del 1978, quindi praticamente dopo neanche un anno che lavorava lì, scusate la violenza sugli animali, ma era un, è un moscerino. Vorrei, che, vorrei dire era, ma è ancora un moscerino. Um, niente, ho appena fatto un omicidio in diretta. Perfetto, bene così. Comunque, a febbraio del 78 viene accusato di aver rubato ben 8.714 dollari al suo capo. E come ha fatto? Ha praticamente firmato degli assegni a nome del suo capo, incassandoli lui. E ragazzi, 8.714 dollari nel 78 erano tanti soldi, molto più di quelli che sono oggi. Valevano di più. È esatto. Albe, non erano noccioline per niente. Insomma, i suoi amici, la famiglia, tutti quelli che lo conoscevano, sconvolti, cioè, oh mio dio, il nostro figliuolo così bravo, così buono, davvero si è macchiato di un crimine di furto? Ebbene sì, ma eh, Bishop sembrava davvero pronto a prendersi le sue responsabilità, infatti si è dichiarato colpevole, è stato condannato a 5 anni di carcere, ma siccome era il primo reato c'è stata sospensione della pena. In cambio della promessa di piena restituzione della cifra, de ru della cifra rubata, no? Grazie, azzurra. <ride> troppo, troppo gentile davvero? E il pentimento di Gary sembrava effettivamente sincero, e sembrava realmente intenzionato a restituire tutto. Ma poi è scomparso. <ride> cioè, no, no, vabbè Beh, Niente, Gabbio, vi restituisco tutto, vi giuro. Io persona da bene. Io persona per buono. Io ho un sacco Mormone devoto. Io credo nel Signore. E quindi lasciatemi andare a casa, che vado a prendere i soldi per riportarveli. E invece. Poi non si è più visto, cioè la famiglia non sapeva che fine avesse fatto, i fratelli non sapevano più che fine avesse fatto, nessuno lo trova più scomparso. Tant'è che la famiglia, a certa, ha pensato che si fosse suicidato e eh, in qualche modo per il senso di colpa e fosse scomparso proprio dalla terra. Tanto che infatti la famiglia, a una certa, rinuncia proprio a cercarlo. È dato esatto, è dato. Uh, ok, beh, tanto che io non riesco a pensare a due cose ha fatto bene. E non voleva pagare il suo debito sostanzialmente, non voleva prendersi la sua responsabilità. In realtà, Gary non si è suicidato, era semplicemente un latitante fuggitivo. E ha trascorso. In successivi anni, vivendo sotto pseudonimo, trovava lavoro dove poteva, rubacchiava qua e là e faceva vari lavoretti part time. E chiaramente sulla sua testa pendeva questo mandato di cattura perché se tu scompari quando devi essere sotto custodia cautelare, insomma, no, scusate, in um, libertà vigilata. E comunque poi se scappi eh, emettono il mandato di cattura. Ma non lo troveranno mai, non lo, non lo beccheranno mai. Stai scrivendo il libro numero 7? Wow, wow, adoro, adoro. Io ho sempre invidiato gli scrittori. Comunque, tornando a noi, lui tornerà in realtà in carcere soltanto come serial killer. Quindi si è fatto tutti gli anni successivi rispetto a questo furto... Così, era sotto un'altra identità a fare il cazzo che gli pareva, rischiando pure un sacco di denunce per pedofilia, ma è andato avanti bello sereno. E la cosa più assurda, raga, è che lui non è che era scappato in un altro stato. Cioè, solitamente, quando uno cerca di eh, sottrarsi alla giustizia negli Stati Uniti, almeno una volta, soprattutto negli anni 70. Cambiavano stato, bella, tanto gli stati non comunicano ciaone. No, neanche quello, cioè lui era, si era trasferito in città, a Salt Lake City. Cioè praticamente era a qualche chilometro da casa sua, direi a dire, era qualche chilometro abbondante, però era sempre lì. Era la città più grande e più vicina a casa sua. Wow! E niente, quindi sta lì. Ha i documenti falsi, la sua identità, e si chiama Roger Daunes: Mexico: no, che Mexico? No, lui vuole stare lì dove conosce serpenti Sonagli e scorpioni Sabbione, Cioè, sarà mai che se ne va. Lucina, dietro di te mi stanno facendo impazzire. Davvero, danno fastidio. Ragazzi, vi fanno effetto stroboscopico epilettico? Che nel caso del cavo, eh. Caso le spengo se vi danno noia. No, manco furbo, manco furbo. Però gli è andata bene lo stesso, che dici. Non c'era il computer, non era neanche un crimine per il quale c'era mandato di cattura enorme. E su un bongo si è bastato cambiare città. cambiare nome soprattutto. Ok, sembra Natale, mi piace. Bene, Floridian, mi sa che ti tocca ignorare il problema. Poi è stato bellissimo perché, ragazzi, io per ovviamente eh, fare, portarvi questo caso c'erano soltanto fonti in inglese. E la cosa più bella è che ovviamente io guardavo i sottotitoli, eh, cioè guardavo i documentari con i sottotitoli tradotti in italiano, no? Allora comincia questo nuovo capitolo della vita di, di Bishop sotto falso nome come Downs E, e il documentario inizia così. A Salt Lake City, Bishop partecipa al Grande Fratello. Io tipo, ma che senso? E addirittura c'è scritto al programma Grande Fratello. E io ho detto, ma che cazzo? Scusa, non eravamo tipo solo alla trentesima edizione? Cioè, com'è possibile che ci fosse già il Grande Fratello? E io sono partita ovviamente con la mia fantasia... In realtà non ha partecipato al Grande Fratello, ma userà questo suo nuovo nome senza bignardi, senza niente, per unirsi a un programma, che non è un programma televisivo, ma è un programma di sostegno, che si chiama Big Brothers and, si Brick, 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 Big, Brothers and Big Sisters of America. Praticamente è un programma di tutoraggio per bambini dai 5 anni in su. Che, eh, insomma, bambini svantaggiati che avevano bisogno di una figura adulta di riferimento. Un po' come un mentore. Ora, ragazzi, io non so cosa sia venuto in mente a persone che hanno organizzato questo programma. Cioè, è un invito a nozze per pedofili. Raga, è, è pazzesca sta cosa. Grande fratello Grime, esatto. Quindi, lui, cioè... Praticamente si ritrova a, ad avere la, la pappa servita e dice: Ma sì, io voglio diventare il mentore di tutti questi bambini. Voglio essere l'adulto di riferimento di tutti questi bambini. Ah, che bello! No, non adottavano i bambini, semplicemente gli venivano affidati nel loro tempo libero per aiutarli a, ehm, ad avere una educazione. Cioè, in toto a dargli della motivazione per scegliere un percorso scolastico, per dargli la motivazione di seguire i propri desideri, i propri sogni, per dargli proprio una vera e propria educazione a stare in società, cioè, bambini orfani o derivanti da famiglie magari di tossicodipendenti criminali, cioè, non per forza orfani, ma diciamo bambini che avevano bisogno di un adulto. Che li guidasse perché i loro genitori non erano in grado di farlo o perché erano assenti. Ecco, mm, proprio questo: dai bambini, eh, capito? Della serie Re Erode, presidente dell'UNICEF. Capito, capito, era un ottimo invito per il temporale mamma mia avete tutti il temporale là in Italia eh. La zia, la zia Elisa ha paura del temporale che carina anche io anche io tantissimo e infatti meno male che c'è Mao che quando c'è il temporale viene in casa mi... anche perché raga in America io l'ho sempre detto è tutto più grosso anche i temporali cioè non è che viene il temporale come da noi in Italia quando viene il temporale ragazzi bisogna andare nel bunker antiatomico e pregare Dio cioè veramente comunque dalla podala alla brace, esattamente. Infatti, dicevano tutti i bambini che bramavano la, le attenzioni di un adulto di riferimento perché chiaramente non avendo genitori che si occupavano di loro, non vedevano l'ora di avere qualcuno che li considerasse. Ta ta ta! E c'era lui pronto. Comunque, successivamente i portavoci dell'organizzazione Big Brothers and Big Sisters of America avevano ammesso di aver ricevuto delle segnalazioni secondo cui Dons, ovvero lo pseudonimo suo, aveva molestato almeno due bambini che aderivano a questo programma. Ma ragazzi, è anche molto difficile che questi bambini denunciassero proprio perché non avevano dei genitori a cui andare a dirlo, no? Quindi. Fanno una sottospecie, diciamo, di indagine interna. La cosa che scoprono è che questi due bambini non erano affidati a Bishop, ovvero Bishop non era il loro grande fratello, quindi fratellone maggiore, diciamo. Quindi se ne sono lavati le mani. Ho detto, vabbè, ah, se lo saranno inventati perché lui non era il loro fratellone. No, ne ha vinghiato un altro che non era affidato a lui, ma mh, vabbè. Comunque. In più sono arrivate anche delle denunce alla polizia rispetto agli abusi sessuali ricevuti dai bambini all'interno di questo programma. Ma la polizia non si è mai mossa per fare niente a riguardo, anche perché hanno sempre pensato che fossero accuse inventate. Ecco, Floridian, lo sai bene, lo, lo sai, lo sai. Sì, in America le case sono di cartone, anche perché ci sono tanti terremoti, cioè qui bisogna scegliere, no? Vuoi crollare con il terremoto, quindi se sei, fatto, sei la casa di legno comunque più elastica e mantiene bene il terremoto, o vuoi essere portato via da un temporale con il twister che ti fa volare via la casa perché è di legno, quindi vola più leggera nell'aereo? Scegli o una o l'altra. <ride> In questo caso, che anno siamo? Siamo nel 79-80, più o meno. Meglio la 2, dice meglio volare via. Sì, perché è il bunker. E quindi almeno eh, stai nel bunker, vola via e il primo piano e il secondo piano di casa, ma almeno sei interrato con te all'interno, rimane lì, esatto, Barret, infatti. Comunque, dove eravamo rimasti? Ok. Intanto, visto che lui era scappato, era sparito, chissà se era morto, chissà se era scappato, la chiesa mormone decide di pensare male. E quindi decidono che Bishop si è sottratto alle sue responsabilità. Giustamente, ce l'hanno preso. Quindi nell'ottobre del 78 decidono di scomunicarlo. Ma ovviamente in questo periodo eh, il nostro Bishop stava... Ormai rifacendosi una nuova vita, quindi anche se lo è venuto a sapere, non si sa bene come, lui è venuto a sapere di essere scomunicato dalla chiesa mormone, ma se ne sbatte ampiamente le balle perché tanto lui ha un nuovo nome e continua a eh, frequentare gli ambienti mormoni. Tra l'altro, in questo periodo Gary, uh, Gary Arthur Bishop, come volete chiamarlo, eh, aveva davvero molti impulsi impulsi segreti questi impulsi non erano soltanto pedo ma erano più sadici più violenti lui cominciava a immaginare di uccidere di fare del male di mettere violenza in queste sue fantasie sui bambini no e insomma visto che queste fantasie diventavano sempre più insistenti cercava di tenerle a bada, diciamo, limitandosi a delle molestie un pochino più pesanti. Come vedi, il Trash non, non mi ha mai abbandonato. Al di là di ciò, eh, lui tenè, tentava di tenere a bada questi impulsi limitandosi a molestie un po' più violente, cioè diciamo che, non so entrare nei dettagli, però, scula, eccetera, eccetera, ok? Nel 79, però, ahimè, perde la sua battaglia e si arrende al demonio, perché ovviamente, ragazzi, cioè, mica era colpa sua, mica era lui che voleva fare del male ai bambini. Lui, da buon mormone credente, uomo di chiesa, era vittima del demonio, quindi è stato Satana, mi raccomando, ricordatevi che è sempre stato Satana. Adesso ci viene naturale pensare che quello che lui dice, quando dice è colpa di Satana, il demonio mi ha preso, sia una sorta di paraculata. E sì, sicuramente per molti è così, ma c'è anche da dire che questo uomo è cresciuto in un ambiente di ignoranza estrema e di, d'altra parte, estrema credenza nelle ortodossie religiose, cioè nel pensiero religioso. Quindi ci può stare benissimo che lui non avesse riconosciuto il vero problema, il, il trauma, gli abusi e tutto il resto, le sue fantasie come problematiche, ma non avendone nessuna comprensione, le ha attribuite automaticamente all'unica cosa che conosceva che era male: il demonio. Quindi. Ogni tanto fermiamoci anche a, a pensare che non sono sempre tutti malintenzionati nei loro pensieri, ma tante volte la cattiveria deriva dall'ignoranza. Siete pronti all'inizio degli omicidi? Perché a 27 anni Gary Bishop inizia la sua carriera di serial killer. Quindi siete pronti? Siete pronti perché a 27 anni c'è chi diventa un grande artista e muore e chi inizia la sua carriera. Da uh, serial killer di bambini, Banammer. Comunque, bueno, credo che moltissime persone siano vissute in condizioni così particolari, eppure non per forza uscite pedo, assolutamente, assolutamente. Ma come anche serial killer, eccetera, eccetera. Però, ovviamente, non è che possiamo sempre pensare che. Chi non sviluppa determinate cose è perché è bravo. Tante volte eh, ci sono in ballo delle dinamiche anche eh, biopsicologiche, cioè anche i tuoi equilibri interni a livello ormonale, a livello di neurotrasmettitori, proprio a livello chimico, biochimico, eh, possono portarti ad avere una reazione o l'altra. Quindi attenzione prima di puntare il dito, io ci tengo a. Non creare una community giustizialista, ma creare una community che sa porsi delle domande, sa ragionare e ovviamente sa distinguere il bene dal male, perché questo è fondamentale, ma lo sapete già. Lo sapete già fare, non ve lo devo dire io. Allora, la sua prima vittima, e qua cominciano i dolori raga, perché qua cominciano veramente i dolori. La sua prima vittima si chiama Alonso Daniels, è un bambino di 4 anni che stava giocando nel cortile del suo complesso di appartamenti a Salt Lake City. Era il 14 ottobre del 1979 quando scomparve da questo cortile senza lasciare alcuna traccia. La madre lo va a cercare per richiamarlo a casa, ma non lo trova. E quindi chiama tutti i parenti a raccolta perché le diano una mano per cercare nelle zone circostanti e nell'interno del condominio dove sia sto bambino. Ma non lo trovano. Quindi chiamano la polizia, e la polizia inizia eh, dapprima a fare le ricerche sul, uh, sul campo e poi a interrogare tutti i vari possibili testimoni. Che in primis sono i condomini e i vicini di casa. E ovviamente tra i primi che interrogano, interrogano come i testimoni, eh, quindi sono delle domande di routine, non è niente di sospetto, cioè non hanno dei dubbi, dei sospetti. Ma tra i primi che interrogano c'è proprio Roger Downs ovvero il nostro bishop col suo nome falso che guarda caso abitava proprio nello stesso complesso di appartamenti ed era il dirimpettaio della famiglia Daniels. Quindi proprio antisgamo totale, noi vedremo che questo killer eh, veramente agisce senza tutelarsi, cioè non pensa cavoli, se faccio una roba al mio dirimpettaio, al figlio dei dirimpettai Cazzo, mi beccano subito! Dovrei andare a scegliere un bambino più lontano. No, no, no! Lui cedeva alle sue voglie quando si manifestavano. Quindi eh, vanno a interrogarlo e lui in realtà risponde: Anna, sei super amata qua! Veramente, ci manchi un sacco! A me tantissimo, Anna. Ti lovo. Comunque lui risponde tranquillissimo a tutte le domande che gli vengono poste dalla polizia, dice di non aver visto nulla, di non sapere assolutamente dove si fosse ehm, cacciato questo bambino. In realtà il nostro bishop sapeva benissimo dove si trovava. Alonso era cadavere in casa sua in quel momento. Ok. Bishop aveva convinto il bambino a seguirlo fino al suo appartamento con la promessa di essere pieno di giocattoli. Lo convince Bishop e dice: Oh, caro bambino, ma lo sai che io a casa ho un sacco di giochi, vieni che giochiamo, e il bimbo lo segue. Tra l'altro, rischiosissima questa cosa. Perché lui sta prendendo il bambino dal cortile del condominio e lo sta portando all'interno del condominio dentro il suo appartamento, che è di fronte a quello della sua famiglia. Quindi, in qualunque momento, questi avrebbero potuto aprire la porta e vedere Bishop che si portava il bambino dentro casa. Quindi. Veramente, cioè, non pensa ad essere antisgamo, eppure non lo sgamano. Insomma, lo porta a casa e eh, gli fa vedere dei, dei giocattoli, lo fa giocare, perché giustamente Bishop a casa aveva pronti tutti i giocattoli per i bambini, però intanto, mentre, oh, ahimè, me, poverino, poverino, lo fa giocare intanto cerca di spogliarlo, mettergli le mani addosso. In particolare ehm, il bimbo sa perché la mamma gli aveva insegnato che determinate cose non erano accettabili quando viene diciamo molestato nelle parti intime eh, comincia a dare di matto come giusto che sia quindi comincia a piangere, comincia a urlare e dice a Bishop, il bimbo dice guarda la mamma mi ha detto che tu non mi devi toccare lì, nessuno mi deve toccare lì, quindi tu stai facendo una cosa brutta. Io adesso vado a raccontare tutto a mia mamma e fa per fuggire. Bishop allora si trova per le mani, si trova lì insomma in casa un martello e lo colpisce in testa prima che Alonso potesse fuggire da casa. E lo colpisce in testa e dice ah adesso l'ho tramortito quindi posso fare i miei porci comodi. Ma Alonso in realtà non perde i sensi, uh, rimane cosciente, piange sempre più forte, strilla sempre più forte. Insomma, il bambino però non perde i sensi, continua a urlare. Lui va nel panico perché dice: Cazzo, nel condominio sentiranno tutte queste grida. Quindi, per farlo stare zitto, lo porta in bagno. E eh, gli mette la testa sotto l'acqua della vasca intanto che riempie la vasca. Quando è a un buon livello, lo annega nella vasca. Cioè, oh, ok, terrore. Vi ho descritto questo primo omicidio perché in realtà tutti gli altri verranno perpetrati nello stesso modo. E per quanto fosse casuale, perché lui qui non aveva intenzione di uccidere il bambino, ha agito. Di impulso ha preso la prima arma che ha trovato e ha ucciso il bambino nel primo modo che gli è venuto in mente. Ma questo diventerà poi il suo modo operandi che ripeterà ogni volta: Non hanno sentito nel palazzo? No, il che è assurdo, ma no, non ha sentito nessuno! Pazzesco! Insomma, dopo aver fatto questa cosa terribile, eh, prende il cadavere del, del piccolo e lo mette, il piccolo Alonso, e lo mette in una grande scatola di cartone. Dopodiché lo lascia lì, arriva la polizia, fa l'interrogatorio, tutto a posto, rimane lì. E poi, quando un attimo passa l'attenzione della polizia al suo piano prende questo grande cartone e mentre ancora la polizia era in giro mentre ancora la madre di Alonso stava chiamando il piccolo per nome gridando una pazza lui tranquillo questo uh, cartone passa davanti a tutti ma sereno passa davanti alla polizia passa davanti alla madre passa davanti a tutti e lo mette nel bagagliaio della sua macchina saluta come niente fosse ma vi rendete conto che se anche solo... Con la polizia lì! Cioè, che se anche solo uno avesse detto: Cosa trasporti? Mi fai vedere cosa c'è nel, nel cartone. Lui era fregato. Ci vuole del sangue freddo, ma soprattutto ci vuole il brivido della sfida. Cioè, qui c'era un... Assassino che avrebbe potuto tranquillamente tenere il cadavere in casa fino a notte fonda e poi fare tutto di notte. E invece... E invece se ne va in giro col cartone, secondo me, proprio a sfida. Anche perché era il primo omicidio. Lui stesso non si aspettava di compierlo veramente, se lo vuole godere fino in fondo. Un killer sfidante. Esatto, esatto, Albe, malato di adrenalina che ci godeva. Che ci godeva il potere! Ecco che torniamo alla storia del potere: a tutte le dinamiche di potere che. Poi eh, caratterizzano no, il pedo. Lui lascia tra l'altro questo cartone dentro la macchina fino a notte. Poi il trambusto si ferma, la polizia se ne va, eh, le ricerche hanno una pausa e quindi soltanto in quel momento andrà eh, alla macchina per poi guidare fino al luogo dove ha deciso di scaricare il corpo. Ciao Mao! Ti mancavo? Ti mancavo un pochino. Sì. Ok, rispondo io. Mi do affetto da sola rispondendo al posto suo. Mamma mia, sono una sfigata. Um... Ok, ok. Va bene, Ari. Mi sa che avevo già segnato questo caso. È arrivato Mao. Mao. Cosa mi lecchi? Cosa hai fatto? Cosa devo perdonarti? Eh, cosa devo perdonarti? Cos'hai fatto di nuovo? La cacca sulla mochetta? Hai caccato sulla mochetta? Hai vomitato sul tappeto? Cosa hai fatto? <ride> È super coccolo, scusatemi. Anch'io poi divento super coccola quando lo vedo. Ok. Quindi si mette in macchina in piena notte per scaricare il corpo. Ovviamente lo trasporto davanti a tutti, eh, di giorno. Però per scaricarlo facciamolo di notte, anti sgamo. A questo punto guida fino a Fort che sta a 20 miglia da sotto city e seppellisce il corpo del piccolo Alonso nel deserto. E voi sapete che nel deserto c'è un sacco di spazio, e molto raramente vanno a cercare. Andiamo avanti. Lui scarica questo corpo, lo seppellisce e torna a casa sua. Quando torna a casa si rende conto di quello che ha fatto. E vive un misto di emozioni. Questo lo sappiamo perché ovviamente lui lo racconta nella sua confessione. Aveva un misto di emozioni. Da una parte c'era l'orrore e il giudizio negativo rispetto a quello che aveva fatto, che però attribuiva alla volontà di Satana e al fatto che le tenebre lo avessero preso. E dall'altra c'era una... Enorme paura un... dell'arresto e una conseguente eccitazione perversa rispetto a quello che aveva fatto. Quindi, sì, finalmente ho dato sfogo alle mie fantasie. Potrebbero beccarmi, potrebbero mandarmi in carcere per sempre. E questa cosa mi stimola ancora di più. Come abbiamo visto, sfidante 100%. Ma una cosa era certa nella sua mente in quel momento, cosa prova questo tizio? Una cosa era certa nella sua mente, non avrebbe di certo smesso, perché quella era la cosa più emozionante che avesse fatto in tutta la sua vita, quindi non poteva più farne a meno. Era come la prima assunzione di una droga. Io sono un un'oca, non capisco niente in anticipo. Guarda Glisa che anche io sono proprio una tontolona, eh. O, o parli la mia lingua io divento una tontolona. Comunque... Intanto eh, stavano girando perché ovviamente quando scompare un bambino c'è un grandissimo allarme, c'era anche all'epoca, quindi le foto di Alonso sul cartone del latte, le descrizioni dei suoi vestiti erano dappertutto, lui indossava una maglietta color crema con le parole cioccolato, lime e vaniglia che identificavano un cono gelato. Insomma, sono mandate in giro per tutto lo stato dello Utah, le sue immagini e il fatto, diciamo, un po' alla chi l'ha visto. no? La polizia, tra l'altro, interrogherà centinaia di persone perché, come sempre, quando scompare un bambino eh, diventa un caso super mediatico e si impegnano tantissimo di più rispetto a quando scompare un adulto. Ma nessuno al di fuori della famiglia di Alonso aveva mai visto questo bambino, anche perché aveva 4 anni, cioè non è che... Dici, lo incontro in giro. Eh, quasi nessuno conosceva questo bambino. Nel frattempo, Bishop si rende conto che comincia a razionalizzare un po' la cosa. Dice: Sì, sì, io lo voglio rifare, la pulsione ce l'ho. Mi piace tantissimo quello che ho fatto, era un omicidio. Ma si rende anche conto, razionalizzando, che questa cosa lo avrebbe portato a rischiare la galera. Galera che lui stesso si era impegnato così tanto ad evitare fuggendo, prendendo documenti falsi, rifacendosi una nuova identità. Quindi, insomma, diciamo che era uno che in galera non è che ci volesse andare proprio volentieri. Scusate per il buco del culo di Mao, ma a quanto pare questa è l'unica cosa che può regalarci oggi. Fatto sta che Bishop dice: Devo trovare il modo di fare la stessa cosa. Ma senza rischiare una pena così grave, esatto, c'era la pena di morte, Lorenzo. Assolutamente, pena di morte. Senza rischiare il carcere e ovviamente la conseguente esecuzione. Mautwerka, eh, sempre, ma ovviamente, qua. Mmm. Quindi che cosa decide di fare? Di trovare una via di mezzo. E qui c'è un momento che per me è davvero insostenibile, quindi cercherò di eh, raccontarvelo molto molto velocemente, ok? C'è cioè una specie di avanti veloce. Bishop decide di sostituire l'omicidio dei bambini con quello dei cuccioli di cane, quindi uh, va nei rifugi di animali di Salt Lake City e nel giro di 13 mesi adotta più o meno dai 15 ai 20 randaggi e, um, e si sfoga su di loro usandoli come sostituti dei bambini terribile. E la cosa incredibile è che quando lui parla di sostituzione, io immagino che non era in primis l'omicidio il suo desiderio, ma lo stupro. Quindi non so, è eh, esatto Noctis, secondo me sì. Secondo me sì, secondo me faceva cose sessuali anche sui cani, il che ovviamente eh, coincide. Sono <ride> scappato dalle gambe. che Dice no, 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 animali. Amore, lo so, lo so, vai via, non sentire queste cose. Hai ragione, non le devi sentire sugli animali sia mai. Secondo me sì, anche se lui non ha mai detto, non è mai entrato nello specifico di quello che faceva con gli animali, ma secondo me sì, perché come abbiamo visto eh, non era tanto il piacere sessuale, ma il potere e ma mi è spaventato, vorrei anche vedere. Lui rispetto a questo, ha rilasciato una dichiarazione agli inquirenti. Dice: "E ragazzi preparatevi al vomito, è stato così stimolante. I cuccioli si lamentavano proprio come faceva Alonso. Quando mi sentivo frustrato per il loro lamento, li colpivo con il martello, li affogavo o li strangolavo. Bastardo maledetto, assolutamente bastardo maledetto. E, tra l'altro, insomma, si sono anche fatte delle domande rispetto al fatto se magari i vicini si fossero resi conto che eh, c'erano delle bestie che soffrivano e ovviamente gridavano i loro lamenti. Eh, da casa di. Bishop, ma i vicini dicono di non essersi mai accorti di niente. Ma c'è anche da dire che la crudeltà verso gli animali all'epoca era un reato veramente insignificante e non era minimamente paragonabile al rapimento e all'omicidio di un bambino. Quindi, diciamo che lui, per 13 mesi, è riuscito a tenersi a bada con questo escamotage: esatto, bastardo, maledetto, nerdoso. I vicini sono sempre inutili per lo più si tendono a fare i cazzi loro, so, il, loro nel, nella maggior parte delle volte poi è sbagliato però insomma una certa Bishop si rende conto che i cuccioli non soddisfavano del tutto i suoi impulsi e quindi continuava nel frattempo anche a molestare i bambini mentre la violenza la riservava soltanto ai cuccioli che cosa orribile Comunque, lui ha sempre detto questo: ha detto: Io non uccidevo le mie vittime a meno che non mi minacciassero di raccontare tutto, cioè se loro mi convincevano che non avrebbero raccontato nulla alla famiglia, non avessero mai denunciato gli abusi alla polizia, nei genitori, io li avrei lasciati vivere. Nel momento in cui capivo che volevano fare la spia, allora li uccidevo. Quindi, secondo questa sua. Giustificazione, lui sceglieva di uccidere soltanto uh, coloro che lo avrebbero messo in pericolo di carcere. Quindi, se vogliamo credere alle sue parole, lui non uccideva per piacere di uccidere, ma uccideva a livello strumentale per potersi assicurare di non finire in galera quando in realtà lui parlava sempre di quanto lo soddisfacesse uccidere, di quanto avesse proprio la pulsione alla violenza e alla soppressione della vittima. Quindi vogliamo credere a lui? Vogliamo credere all'impulso? Forse è un po' è un po'. Diciamo che quello che sono giunta a capire io è che molto probabilmente lui sperava che le vittime si ribellassero che lo minacciassero o magari gli faceva delle sorte di interrogatori dove eh, lui gli diceva pensi di raccontarlo a questo, pensi di raccontarlo a quello, ma davvero sei sicuro che non lo racconterai? ma Per portarli poi a fregarsi da soli e avere così la scusa per ucciderli. Cioè lui sperava che questi lo minacciassero di raccontare tutto per avere il lasciapassare passare, diciamo, nella sua etica interna per ucciderli voleva essere temuto, esatto Chiara, voleva essere temuto voleva avere potere, cioè vedete che questa è una persona, Bishop che ha un estremo bisogno di controllo e di potere esatto Blue Price, mi piace la tua interpretazione non voleva, sen voleva sentirsi meno un mostro sì, voleva avere una motivazione razionale per spiegarsi perché faceva perché arrivava a tanto, perché arrivava a uccidere ma passiamo alla seconda vittima. Eh, eh, raga, cerco di andare veloce comunque. 8 novembre dell'80, lui si chiama Kim Peterson, ha 11 anni e incontrò Bishop, eh, Bishop su una pista di pattinaggio a Salt Lake City. Quando il bishop si avvicina al bambino, cominciano a parlare della passione per il pattinaggio, dei pattini. Mi raccomando, non pattini sul ghiaccio, ma pattini a rotelle, quelli su strada. Esatto, Floridian, non è colpa mia, è colpa tua che te la sei cercata. Tu avresti avuto la possibilità di sopravvivere se mi avessi obbedito, ma hai voluto davvero ribellarti. Allora a questo punto io ti ho ucciso e ho anche avuto buona ragione di farlo. Perdonatemi, ma il vino fresco è veramente molto meglio. Era un modo per assolversi, sì, Albe, esatto, era un modo per assolversi, ma anche proprio per dire io l'ho fatto per un motivo, non solo perché mi andava di farlo. Comunque, si mettono a parlare di pattinaggio, di pattini. E Kim dirà a Bishop che gli sarebbe piaciuto vendere i suoi pattini per comprarne un paio nuovo più belli, i roller blade, esatto. Bishop quindi finge di essere interessato a comprare i suoi pattini e offre al bambino 35 dollari per i pattini. Il problema è che in quel momento non è che glieli poteva vendere sul posto e lui non aveva con sé 35 dollari in contanti, quindi gli dà appuntamento a casa sua il giorno seguente. Cioè dice al bambino di raggiungerlo a casa sua per concludere l'affare il giorno dopo. Il giorno successivo quindi Kim esce di casa con i suoi pattini. A mano in mano e dice ai suoi genitori di aver trovato un acquirente. Non dice il nome, non dice dov'è diretto. Ma esce di casa e va dicendo che sarebbe tornato molto presto, insomma, alla, alla conclusione dell'affare. Il problema è che non, non tornerà mai a casa Kim. E i Peterson cominciano a preoccuparsi molto, soprattutto quando comincia a scendere il tramonto perché Kim non si vede per cena. Anche chiamano la polizia e comincia un'altra ricerca infruttuosa. Però quello che riescono a fare è identificare tutti i pattinatori che erano sulla pista. Dove Kim aveva incontrato il presunto rapitore, perché chiaramente capiscono immediatamente, cioè Kim aveva dato poche informazioni ma buone, cioè aveva detto: Ho incontrato oggi uno sulla pista di pattinaggio, domani vado per vendergli i pattini a concludere l'affare. Quindi, sicuramente era l'acquirente dei pattini il colpevole, e per cui fanno tutto una rassegna di quelli che erano i pattinatori sulla pista il giorno precedente in cui Kim aveva incontrato il rapitore. Ci sono diversi testimoni, ne ho uccisi cinque in totale, ci sono diversi testimoni che erano presenti che hanno visto Kim parlare con un uomo di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Lo descrivono con una faccia rotonda, piena, con gli occhiali, aveva i blue jeans e una giacca in stile militare, quindi lui è stato avvistato da diversi testimoni. Tra l'altro, due, due di questi testimoni accettano di essere ipnotizzati. E non è da tutti, soprattutto nel momento in cui tu non ne vieni niente, cioè sei uh, una persona che è lì appunto per testimoniare e dare una mano. Quindi davvero uh, è un atto di grande coraggio e grande altruismo sottoporsi all'ipnosi per ricordare una scena. E dare una mano a delle ricerche: per cui niente volevo semplicemente dirvi che sembra una cosa scontata, ma non lo è per niente. E questi testimoni ci hanno messo davvero il cuore. Comunque, si sono sottoposti a ipnosi e hanno raggiunto altri dettagli, tanto da avere un identikit quasi completo e super fedele. A Bishop, cioè era lui, adesso non me lo. Fa non, non sono riuscita a recuperare l'identikit perché tante volte eh, non lo pubblicano, non l'ho trovato tra i documenti. Ma lo descrivono come veramente identico. Sono stati bravissimi, esatto. Adele, infatti, non vengono mai portati avanti questi nomi testimoni da una mano, ma io vorrei spezzare una lancia. Uh, per loro che non vengono mai ricordati, ma invece sono stati fondamentali. Sì, insomma, ma erano altri tempi. Erano altri tempi. Comunque, uno di questi pattinatori riuscì a ricordare di aver visto quell'uomo salire su una Chevy Camaro argentata. E ricordava anche di aver visto una targa, ma non ricorda il codice della targa, ma ricorda che la targa era di un altro stato, forse il Nevada. Comunque, tutte queste descrizioni in realtà saranno inutili perché, per quanto Roger Doms fosse tra i loro sospettati e fosse anche stato interrogato per l'omicidio precedente. I poliziotti non pensavano assolutamente che potesse coincidere con l'uomo che stavano cercando. Perché? Perché il nostro bishop, nonché Roger Downs, era estremamente affabile, amabile, educato, elegante, mai pronunciato una parolaccia, super credente. Um, era uno che, appunto, come dicevo, faceva beneficenza, era un gran manipolatore. Nessuno avrebbe mai pensato che si manteneva... Anche rubando, e quindi hanno proprio escluso un po' come con Jeffrey Dahmer, ma tante altre volte sono cascati con i serial killer nella, come dire, nella trappola della loro immagine di innocenza. Sì, anche secondo me potevano già beccarlo a secondo: anche secondo me. Però loro ovviamente erano animati dai loro pregiudizi. Sì, alla fine si fregano sempre, però potevi risparmiare la vita ad altre vittime, quello è il problema. Quindi ancora una volta vanno a casa sua, gli fanno l'interrogatorio di routine e assolutamente non collegano questa sparizione con la sparizione di Alonso e non colgono minimamente nessun tipo di link tra le due. E tra l'altro Bishop è sempre tranquillissimo, come al solito non fa assolutamente trapelare nulla. In realtà quando Kim era arrivato a casa sua, lui aveva chiuso la porta e per prima cosa aveva cominciato a prenderlo a pugni, cioè lo ha massacrato di botte, dopodiché quando era eh, quasi, diciamo, inconsapevole, insensibile, ha fatto il suo sporco eh, lavoro per poi ucciderlo definitivamente con il martello. E come al solito lo porta, come al solito è la seconda volta però, lo porta nel suo cimitero di fiducia, ovvero quello sempre nel deserto a Sedar Fort, e lo, lo seppellisce tra l'altro di fianco all'altro bambino. Cioè lui crea una specie proprio, adesso vedremo, di, di cimitero dove li mette uno vicino all'altro, tipico del serial killer, perché? Perché il serial killer, mosso soprattutto da una pulsione-compulsione, diciamo, esatto, i trofei, ha bisogno di tornare sui luoghi di sepoltura, perché sono i suoi trofei, sono i suoi corpi. Non per disseppellirli e fare roba, in questo caso lui non lo faceva, almeno così dice, ma per andare lì a onorare le sue vittime. Sì, Mao, dimmi, hai ragione. Tante coccole, sì. sì, hai bisogno di, di tante attenzioni. Poverino, oh, credete nella giustizia divina? Eh, ah, non lo so. Guarda, se fosse la giustizia divina, avremo molto meno bisogno di tirare le pietre. Dimmi, ancora? È troppo carino. È veramente troppo carino. Ma andiamo avanti, ragazzi, siamo anche a metà di questa storia, non so come arrivare alla fine lunghissima. Allora, cerco di andare veloce. Uh, ok. La terza vittima, passiamo alla terza vittima. Come vedete, altro bimbo. Passano 11 mesi in realtà prima che Bishop uccida di nuovo e avviene il 20 ottobre del 1981. Ora, io a questo punto mi sono chiesta, ma c'ha la depressione stagionale questo che colpisce sempre in autunno? Cioè lui colpisce sempre nei momenti dell'anno in cui io soffro di depressione. Che può essere il momento più felice della mia vita, ma io devo essere depressa perché l'autunno mi uccide e l'inverno ancora di più. Quindi, quando il mondo si trasforma verso la decomposizione, la morte i, I colori spenti, gli scheletri al posto degli alberi, io entro in grande e grave depressione. Si chiama depressione stagionale. Quindi mi sono detto: Ma anche questo qui colpisce solo ottobre e novembre? Che problemi ha? Forse è il mio problema. No, perché poi vedremo che colpirà anche nei mesi estivi. Però i primi mesi, così. Comunque quel giorno Bishop stava curiosando in un supermercato, cioè stava boh, probabilmente facendo la spesa, girando per le corsie. E ad un certo punto, cito, Bishop stesso dice: Ho visto il bambino più bello del mondo. Lui. Infatti il bambino si chiama Danny Davis, ha solo 4 anni e stava armeggiando con il distributore di gomme da masticare. In realtà lui stava invano cercando di estrarne una senza dover metterci i soldini dentro. Detto da lui fa paurissima, infatti. Bishop, che è furbo come veramente, eh, non lo so, una volpe del deserto, gli va ad offrire delle caramelle. Ma il, il bambino dice, ma quali caramelle? Io voglio le gomme, non mi dare le caramelle. Io anche lì mi dico, ma scusami, aveva bisogno di un soldino. Cioè Bishop era così avaro che neanche per, uh, come dire, mh, catturare una preda poteva spendere un soldino. No, non soldino, solo caramelle avariate che ho già io di mio. Insomma, il bambino non era interessato. A questo punto Bishop si era già reso, aveva già rinunciato, perché o ce la faceva al primo tentativo, o se si rendeva conto che il bambino era sospettoso, era stato educato a non dare confidenza, lui mollava subito la presa. Per non dare indizi, forse. Forse anche per non dare indizi, perché poi era in pubblico, magari si è reso conto che questo bambino, insomma, era abbastanza sgaggiato, e quindi fa per andarsene. Però si rende conto che Danny lo sta seguendo. E lo, lo segue fino all'uscita del negozio. A questo punto Bishop aspetta che lo raggiunga, lo conduce verso il parcheggio, lo fa salire sulla sua auto e se lo porta a casa. Della serie ma non l'ho rapito io, è stato lui che è venuto con me, capì? Cioè, ha tutto senso. Sì, Eh, eh, il bambino non, aveva 4 anni, non si rendeva conto di, di quello che stava facendo. Comunque, Danny in quel momento era con la nonna, perché la nonna stava facendo la spesa e lei si accorge della sparizione di Danny soltanto quando arriva alla cassa. Quindi, troppo tardi, se n'era già andato sulla macchina. L'aveva quasi scampata insomma, la nonna si improvvisa, eh, si improvvisa ciao, si allarma improvvisamente. Chiama il direttore del negozio e fa partire delle ricerche all'interno del negozio. Quindi dipendenti e clienti si mettono tutti quanti alla ricerca del bambino, ma dentro il negozio il bambino non c'è, perché ovviamente quando sparisce uno pensa: "Se è nascosto Uh, magari dietro una porta, è andato nel bagno, è eh, andato dentro a dei locali adibiti allo staff, si è nascosto dentro uno scatolone, cioè hanno cercato dappertutto, non pensavano mai sarebbe stato rapito. Ok, telecamere: se, negli anni 70, no, cos'è l'80 questo? L'81, nell'81, telecamere proprio ciaone. Uh, però molti ricordavano di aver visto il bambino per l'ultima volta al distributore di gomme da masticare, che era assistito da un giovane sorridente molto gentile, il nostro bishop, ma che ovviamente non sono riusciti a, identif a identificare. Cosa succede però? Che quando chiedono a questi testimoni se hanno visto Danny uscire dal supermercato, loro dicono sì, l'abbiamo visto uscire in compagnia di un uomo e di una donna. Ora, quello che è successo molto probabilmente è che quando il bambino è uscito dal negozio e stava seguendo Bishop, Bishop probabilmente stava uscendo in concomitanza con un'altra donna che non conosceva o con una che non c'entrava niente. La donna non c'è, la donna non c'è, non esiste. Il fatto che l'abbiano visto probabilmente è una coincidenza. C'era una donna che stava uscendo nel medesimo momento, ma non, non c'entra assolutamente niente con Bishop. Bishop non si è mai fatto aiutare da nessuna donna. Quindi quello che hanno visto però ha anche portato le indagini assolutamente fuori strada, chiaramente. Come sapete, i testimoni sono preziosissimi, ma tante volte pur dicendo la verità potrebbero anche portare fuori strada. Colpo di culo per Bishop. Esatto, esatto. Tra l'altro eh, il caso, questo caso qui, divenne estremamente mediatico anche perché il bambino era di buona famiglia, era bimbo bellissimo, biondo, occhi azzurri, eccetera eccetera e come sapete le vittime non sono mai tutte uguali, per l'interesse pubblico purtroppo non lo sono ora e non lo erano all'epoca. Quindi questo caso diventa il più mediatico di tutte le sparizioni. Tanto che c'erano volantini in tutto lo stato, molti volantini erano stati mandati anche negli altri stati. Per la prima volta vengono allertate le autorità di tutti gli Stati Uniti facendogli vedere la foto di questo bambino. C'era una ricompensa di 20.000 dollari per chiunque avesse dato informazioni utili al ritrovamento del bambino. Ma nonostante tutti questi sforzi, nada. E quando la polizia busserà per la terza volta a casa di Roger Downs, ovvero il nostro bishop, che tra l'altro in quel periodo lui abitava mezzo isolato dal supermercato da cui Danny era scomparso. Bishop non ha niente da dire, come al solito risponde alle domande di routine No, io non l'ho mai visto, non lo conosco, questo bambino un po' chissà Che grande disgrazia Ma la cosa incredibile è che le forze dell'ordine non si erano rese conto che Bishop aveva vissuto nelle immediate vicinanze di tutti i luoghi da cui i bambini erano scomparsi, addirittura il primo era nello stesso appartamento, poi Bishop cambia residenza, eh? cioè Bishop eh, cambia casa molto spesso, ma guarda caso ogni volta che avvengono le sparizioni, lui ha una casa in ogni vicinanza dei luoghi di sparizione. No, nessun sospetto, perché lui era tanto antisgamora, era tanto gentile, elegante dai buoni dai modi raffinati, quindi figuriamoci. E non avevano elementi per collegarli. Ma sai, però scompaiono tre bambini nella zona di Salt Lake City, tutti nella contea di Salt Lake City, cioè, non colleghi le sparizioni. Va bene che passano due anni. Cioè, un anno tra uno e l'altro, però, boh, mi sembra strano che non abbiano collegato. Comunque, non hanno collegato, ehm, no, non hanno, non hanno assolutamente fatto nessun collegamento. Per, cioè, per assurdo, la, popol la popolazione l'aveva fatto il collegamento, c'erano giornalisti che parlavano di un eventuale eh, rapitore seriale di bambini. Ma la, la polizia no, la polizia negava i collegamenti, dicevano che erano fantasie di questi giornalisti. Se, vabbè. A volte ci beccano, per la maggior parte delle volte fanno bordello, ma a volte ci beccano. Non hanno voglia di fare due più due, beh, dopo diventa impegnativo, eh. Esatto, il terzo bambino che scompare ti trovi sempre a interrogare la stessa persona, fatti due domande, però c'è anche da dire una cosa. Non era lo stesso agente ad andare a interrogare, quindi, avendo agenti diversi che hanno interrogato la stessa persona, magari non hanno collegato. Anche se all'interno dei fascicoli il nome si ripeteva, non l'hanno visto. Come mai lo interrogavano? Come persona informata sui fatti perché era un vicino di casa sempre. Era sempre un vicino di casa di questi bambini scomparsi. Grazie, Merry Christmas! Tanto, Natale, amore anche a te! Eh, a pensare male ogni tanto, grosso Ivana, grazie mille. Tu ci sei ricordato? Devo essere brava nell'arte oratoria come te. Vuoi fare i miei esami orali? Ma tu lo sai che io non faccio mai gli esami orali. Cioè, odio gli esami orali. Eppure, eh, ma perché mi danno ansia? Poi, quando sono lì, vado meglio all'orale che ho scritto. però. Non lo so, è che ho quell'ansia da confronto occhi negli occhi, quell'ansia sociale da fastidio. Preferisco avere a che fare col mio foglio da sola e se non so una domanda lasciarla in bianco senza dover dire Eeeh, perché è quello che faccio se non so una domanda. E quindi niente, è solo per risparmiarmi quell'imbarazzo lì. Ecco. Ma sono, sono io una pusillanime! Sono una pusillanime! E fate bene a pensarlo. Comunque andiamo avanti: ovviamente anche il corpo del piccolo Danny verrà sepolto insieme agli altri due nel deserto vicino a Cedar i vicini Bishop, in tutto questo, a parte eh, perché poi se lo tengono per loro, si erano accorti che il signor Downs era un po' strano. Aveva una predilezione per i bambini, però lo vedevano un po' come uno che. Era un po' infantile di suo, quindi si rapportava molto meglio ai bambini che agli adulti, ma tutto sommato innocuo. Tra l'altro lo vedevano che eh, era molto impegnato ad aiutare i derelitti, i disperati, perché oltre ad aiutare questi giovani bambini e ragazzi che facevano parte della, brother, della Big Brother and Big Sister um, of America, lui ospitava anche degli adolescenti, giovani adulti. A casa sua per dargli una mano, uh, aveva ospitato dei gruppi di ippiturbolenti, turbolenti, sono stati così definiti dai vicini di casa. Cioè, io mi chiedo, ma questo Bishop ha in casa gli hippi turbolenti? Boh, e <ride> la cosa che mi ha fatto più male a ridere è che dicono: Eh, poi in un certo periodo ha anche ospitato dei motociclisti dall'aspetto trasandato. Vabbè. Insomma, uno di questi motociclisti dall'aspetto trasandato aveva un vizietto, a lui piaceva bruciare le cose, era un piromane. Quindi a un certo punto Dons lì ha manifestato la sua unica vena violenta, almeno a detta dei vicini che hanno assistito all'unica scena violenta del signor Dons, nonché Bishop. Ovvero, esatto, questi motociclisti trasandati ogni volta che sento la parola derelitto mi viene in mente Zulander Anche io stavo pensando a Zulander E fa derelict <ride> Troppo, lo pensavo anch'io, cazzo e, e niente, praticamente uno di questi bruciava le cose Gli ha bruciato mezza casa Quindi a una certa donz lo ha preso per il bavero Sbattuto fuori casa, ha dato un pugnone fortissimo in faccia e gli ha detto non tornare mai più. Questa scena l'hanno vista i vicini e hanno detto è stata l'unica cosa violenta che gli abbiamo fa visto fare. Ma eravamo lì a dire: Bravo cazzo! Quindi potete capire che non avevano minimamente idea di quello che in realtà nascondesse. Allora, che succede? C'è un, uh, un crossover. Questo è un caso che uh, rimane, viene anche ricordato dalla serie Unsolved Mysteries. È un cold case quello di Rachel Raniam, una bambina meravigliosa di tre anni che scompare da, il, dal cortile di una scuola a Sunset. Si trova a nord di Salt Lake City e avviene ad agosto dell'82, quindi proprio nel pieno dell'attività di Bishop. In realtà questo non è un omicidio. A opera di Bishop, ma di un altro killer che tuttora rimane sconosciuto. Rimane un cold case: questo è eh, Albe, ma comunque la rompe poi l'abitudine autunnale. Insomma, il corpo di questa bambina viene ritrovato giorni dopo, completamente nudo, vittima di violenza sessuale e morta strangolata. Quindi, chiaramente è stato il primo corpo di bambino che viene ritrovato, perché gli altri erano scomparsi. Lui li aveva uccisi e sepolti, ma nessuno aveva trovato i corpi. Quindi, per la prima volta, Copycat, uh, non credo Copycat perché qui. L'assassino ha agito in maniera completamente diversa, fa ritrovare il corpo, prende una bambina femmina, cosa che lui non avrebbe mai scelto. E diciamo che compie questo omicidio penso senza pensare a Bishop, altrimenti avrebbe agito in maniera più simile per nascondersi tra le, pie le pieghe del serial killer di bambini. Però ovviamente la popolazione non distingue. E eh, capisce che questi bambini scomparsi molto probabilmente fanno la fine della piccola Rachel. Quindi, trovando il primo corpo, tutti quanti entrano nel panico che questi bambini in realtà eh, verranno ritrovati, abusati e eh, uccisi. I politici locali cominciano a essere. Sobillati di, dalla popolazione che continuava a eh, minacciare ritorsioni e minacciava di insorgere perché appunto questo assassino di bambini non si trovava. Ma la polizia dello Utah, per quanto fossero come dire assillati sia dai politici sia dalla popolazione, non aveva né indizi né una pista. Quindi che cosa fanno? I politici per tenere a bada la popolazione che minacciava ritorsioni, decisero di trovare una soluzione. Cosa fanno i politici? Promulgano leggi. E quindi che cosa fa? Ehm, lo Stato dello Utah decide di inasprire le pene contro i rapimenti di minori. Quindi eh, adottano uno dei sistemi che penso sia ancora in. Um, um, come dire. Valida oggi, uno eh, dei sistemi più severi contro i eh, reati contro i minori. Quindi i gruppi civici ovviamente applaudono lo sforzo, sono soddisfatti di questa cosa, ma chiaramente la popolazione, soprattutto le famiglie delle vittime, continuano a dire: No, vabbè. Bello, eh? Però comunque sto assassino di bambini indossa mopiate. Cioè, va bene inasprire le pene, ma comunque questo è ancora in giro che ammazza. Cioè, voglio dire, eh? Lo troviamo o non lo troviamo? Siete in grado o non siete in grado? Eh, giustamente, no? Giustamente. Tra l'altro, la popolazione era convintissima che l'omicidio di Rachel fosse collegato alla scomparsa di tutti gli altri bambini. Mentre la polizia diceva: Assolutamente no, non c'è nessun collegamento. Per la prima volta avevano ragione, perché effettivamente Rachel non era una vittima di Bishop. Però è, quello che è la vittima che ha fatto, diciamo, dare più risalto al caso a, a questo killer. Sì, è una storia delle grida dei promessi sposi. Eh, una persona. In tutto lo stato, in questo momento di panico estremo, arrivano migliaia di segnalazioni di estranei che si avvicinavano ai bambini per strada, di gente che cercava di addescare i figli di questi segnalatori, per l'appunto che c'erano eh, persone sospette nei parchi o fuori dalle scuole. Mille, mille segnalazioni su chiunque, ma nessuno di questi ha segnalato... Arthur Bishop, alias Roger Downs, come molestatore. Nonostante, come vi dicevo all'inizio, in molti uh, 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 sapevano che lui molestava i bambini uh, delle, uh, delle famiglie mormone e dei mm. yeah. programmi di tutoraggio, no? Sì, si è stato salvato il moscerino, ma poi Mao lo ha visto e non so se avete notato, è andato a recuperarlo, quindi... Ma era buono il moscerino alcolico aperitivo? fatto l'ape? Scusate, è la natura. È la natura, non ci possiamo fare niente. Però, almeno, eh, sapeva di vino, era più... Così, buono. Mm? Mi sta mangiando un moscerino alcolico? Sì, sta mangiando un moscerino alcolico. Che circolo della vita stasera, vero, Macchi? Incredibile! Mao, potresti venire qui e smettere di masticare con questo gusto? Il nostro amico? Ce l'avamo affezionati? Non so se lo sai. Mangia un po' che dopo ti ubriachi troppo se non mangi anche, eh. Quando bevi l'alcol, Mao, bisogna sempre che mangi del cibo, se no ti rovini il fegato e la salute. Ubriaco, infatti. Ha fatto il suo lavoro, giusto, è vero, no? zietta? D'altra parte, c'è da dire che lui mi tiene un sacco a bada agli insettoni giganti che ci sono in America. Perché, come vi ho detto, in America è tutto più grosso, anche le bestiole e ci sono gli le forbicine, avete vedete delle forbicine, normalissime forbicine. Che abbiamo tutti in cantina o in casa? Ecco, qui sono grosse, sono grosse così le forbicine, no? Quindi io ero lì davanti a questa formicina e. Fo fo forbicina. Ho detto. Mao, aiuto! E lui è arrivato e ci ha messo una zampa sopra. E eh, poi continuava a guardarmi. Tipo, la tengo ferma, eh. Prendila, prendila, la tengo ferma. io, no, mangia! No, 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 no. E quindi l'abbiamo catturata insieme. Esatto, bevi responsabilmente. Vieni sì, qua. Sì, sì, sei carino. Sei ubriachino, molto piacere. Vai. Anche il mio gatto, che oltretutto è cieco, riesce sempre a farmi capire che ci sono insetti in casa. Amore. Amore. <ride> ok. Ma andiamo avanti con il nostro bishop. Hanno cominciato, tra l'altro come al solito, visto che non si trovava l'assassino, questi bambini continuavano a sparire. Hanno cominciato a circolare da parte ovviamente delle trasmissioni dedicate ai giornalisti. Non ci stupisce quante volte, porta a porta, a quarto grado, bla bla bla, arrivano e fanno l'impronta del satanismo. C'è una setta dietro le sparizioni? I bambini sono stati sacrificati a Satana. Ecco, esattamente succede la stessa cosa, comincia il satanic panic, cominciano a credere in un motivo occulto in questi crimini, ovviamente portato avanti dalle trasmissioni e dai giornalisti. Ma la polizia si oppone a questa te finalmente, no, la polizia dice no, non è possibile che sia stato Satana una setta. E sapete perché? Satana drughe che si seppellisce da solo. Grazie, Giusina, guarda, magari. Eh, eccolo il Satana. Esatto, non poteva mancare. Già lo diceva Bishop, che era colpa di Satana, figuriamoci se i giornalisti non hanno pensato la stessa cosa. Ma sentite? Sentite la motivazione per cui la polizia dice che non è possibile che ci sia una pista occulta. Sentite! Dicono! No! Noi rifiutiamo la pista del sacrificio umano e la pista occulta perché nessuno di questi bambini è scomparso nella settimana di Halloween. <ride> Ma che è vero? Cioè, allora io voglio dire. Eh, se l'intento era rispondo a una cosa stupida con una ancora più stupida? Ti stringo la mano ti abbraccio perché hai veramente preso per il culo gli imbecilli. Quindi, se la polizia ha risposto in una maniera ancora più imbecille, stima estrema perché l'hanno fatta apposta. Ok? Tutti a cantare simpatico, Devil esatto. Ma d'altra parte, se sono seri, <ride> c'è qualche cosa che mi sfugge. Un po' eh, Satana, eh, ma solo, solo ad Halloween comunque, solo la settimana di Halloween perché per tutto il resto dell'anno i satanisti non esistono e non agiscono. Esatto, Satana lavora solo in quel periodo, come Gesù Cristo lavora solo a Natale, per il resto dell'anno siamo soli e senza dei. Comunque, la teoria del sacrificio venne messa a tacere quando, durante il mese di ottobre dell'82, nessun bambino viene rapito. Cioè, vedete che pure la gente si tranquillizza perché nel mese di ottobre non succede niente. Scusate ma c'ho un Mao che vuole prendere l'estintore eh, ogni tanto quando vuole le attenzioni fa. Il Duster Catturney urla a Satana e tutti eh, a cantare. Uh -huh. <ride> niente. <ride> But, ma tra mi sa che stasera ha bevuto pure lui i moscerini ubriachi. Comunque, a questo punto gli investigatori di Salt Lake City si arrendono e dicono FBI! Abbiamo bisogno di voi! Oh, e arriva l'FBI che come al solito risolve i casi. In questo caso invece no. Ok, può mangiare l'estintore. L'FBI cerca di eh, comporre uno schema, un profilo di questo rapitore alias assassino di bambini. E capiscono che ogni bambino è stato rapito in momenti diversi, in giorni diversi della settimana, in orari diversi, quindi non riescono a ipotizzare un impiego, un lavoro del rapitore. In più, la maggior parte degli assassini, come ben sappiamo, uccidono membri della loro stessa etnia. Si fanno profiling, esatto. Ma no, il Giovanni a è morto, non è più in bilico. Fanno. Mm, un profiling e scoprono che effettivamente, cioè, solitamente un killer uccide membri della sua stessa etnia. Ma guarda caso, Alonzo Daniels era afroamericano la prima vittima, mentre le successive erano bianche caucasiche e biondi con gli occhi azzurri. Quindi, anche questo non, non ci dà indizi in più. Kim la, il pattinatore aveva quasi tre volte l'età degli altri eh, bambini perché lei, eh, lui aveva 11 anni, gli altri ne avevano 4. Quindi anche l'ipotesi di un pedofilo che perseguita bambini in età prescolare non era assolutamente prendibile in considerazione. Tutti i mormoni, non te lo so dire, eh, Batman, perché non è specificato nelle fonti se i bambini fossero mormoni o meno, ma non penso, penso che lui scegliesse proprio. Uh, quelli che gli piacevano al di là di mormoni e non mormoni insomma l'aiuto dell'FBI alla fine della fiera non ha portato a un cazzo e uh, il 23 giugno dell'83 erano già ormai passati mesi e anni e quindi stavano cominciando a chiudere il caso stavano proprio facendo così c'era il fascicolo facevano cold, cold case cold cold mi sa che ormai lo archiviamo perché non ma proprio in quel momento l'assassino si fa vedere di nuovo e fa: Opla, ci sono ancora, sai?. E passano due anni dall'ultimo dall rapimento. Quindi li ha fatti sudare parecchio questi investigatori. Due anni e la vittima sarà un altro bimbo, ovviamente, Troy Ward. Troy doveva festeggiare il suo sesto compleanno, quindi aveva appena compiuto sei anni, e quel pomeriggio stava giocando in un parco vicino a casa, da solo, in attesa mentre in casa la sua famiglia e i parenti gli stavano preparando la festa. Quindi praticamente questo bambino era stato un attimo allontanato da casa, e non detto dai, vai un attimo a giocare là da solo che noi ti prepariamo tutte le sorprese. Quindi doveva rimanere nel parco... Per, diciamo poco, ma era proprio un parco di fianco a casa, dondolarsi sull'altalena da solo nel frattempo, in cui la famiglia non gli faceva trovare la torta, i regali, tutti i parenti, tutti i suoi amichetti. No? E Troy sarebbe dovuto essere venuto a prendere, cioè doveva venirlo a prendere un amico di famiglia alle 16 e avevano un appuntamento in uno specifico luogo. Ovvero all'angolo di una strada che era proprio lì uh, adiacente al parco, poi l'amico di famiglia l'avrebbe accompagnato a casa dove lo aspettavano tutti gli amici e parenti pronti con i regali a fare tanti auguri, così tutti insieme, no? Eh sì, esatto, chiara ragazzi, è straziante questo momento, mi rendo conto. Ma cosa succede? Che quando l'amico di famiglia alle 4 si presenta al parco per ritirare Troy, non lo trova, non c'è traccia né sul marciapiede né al parco. Quindi corre a casa l'amico di famiglia pensando che magari il bambino, non riuscendo ad aspettare no, la sorpresa, fosse tornato a casa a piedi perché era lì molto vicino. Quindi lo va a cercare, ma non c'era. A questo punto vanno tutti nel panico. Chiamano immediatamente la polizia che ha subito avviato le ricerche e ha cominciato a sentire come al solito i testimoni vicini che avrebbe potuto vederlo sparire da qualche parte. E c'è un testimone che ricorda di aver visto Troy allontanarsi dal parco in compagnia di un uomo, mano nella mano, a piedi. E questo succedeva dieci minuti prima delle 16. Pensate, cioè, io non capisco, questo bishop come fa a avere il mondo che si organizza, l'universo che, non lo so, mette insieme le trame per fargli avere sempre delle botte di culo. Perché se avesse agito dieci minuti dopo, l'amico di famiglia se ne sarebbe accorto, lo avrebbe denunciato, magari sarebbe stato fermato. E invece per dieci minuti è riuscito a farcela. Pazzesco. Insomma, tra l'altro, questo testimone che lo ha visto allontanarsi con uh, bishop che poi non sapeva che era bishop, però vede questo uomo adulto, dice che non si era minimamente preoccupato per la scena perché era, dava per scontato fosse suo padre, proprio perché ha visto che il bambino si allontanava con questo signore con estrema fiducia, con relax, cioè non era minimamente preoccupato, quindi tu, cioè, tutti hanno pensato che fosse il papà. Questo vi fa anche capire quanta astuzia, quanta bravura ci fosse in Bishop nel convincere i bambini e farsi dare fiducia in un attimo. Esatto, Albe. Pensavano tutti fossero... fosse il padre. A casa, ovviamente, Bishop lo porterà a casa e gli farà le solite brutte cose: col martello e poi l'annegamento nella vasca. Lui fa sempre questo, eh? Parte Kim, che è stato massacrato di botte ma era anche più grande degli altri eh, tutti i bimbi verranno appunto passeranno dal martello all'annegamento nella vasca purtroppo ma anche quanta sicurezza avesse esatto Isabel è incredibile è incredibile il pifferaio sembra quasi il pifferaio dello Utah esatto insomma in seguito poi l'interrogatorio racconterà agli inquirenti che lui in realtà pensava di liberare Troy vivo, però all'ultimo il bambino lo avrebbe minacciato di raccontare tutto e quindi ha dovuto ucciderlo. Anche qui secondo me lui stava completamente perdendo questo suo, questa sua regola interna per cui gli uccideva e basta, cioè, secondo me qui stava cominciando a raccontare cagate. Comunque questa volta, anziché portare il corpo nel suo cimitero di fiducia nel deserto, Bishop, sapete dove andò? A Twin Peaks! E io qui ho detto, ma come? Quindi Twin Peaks esiste? È un luogo reale? Io non pensavo. Invece sì, è... Eh, lui va a Twin Peaks Wilderness Area. Che crossover assurdo, crossover assurdo. E qui seppellirai il bambino in una zona eh, di foreste e fiumi, tra l'altro molto bella e molto difficile da ritrovare. Ha trovato Laura Palmer? Mi sa di no, però ci ha messo lui, ci ha messo il bambino. Ecco che, però, adesso erano passati due anni dall'ultimo omicidio. Bishop in qualche modo stava cercando di trattenersi. Eh sì, esatto. Elisa lui diceva, Ma è troppo che parli da sola, perché non parli con me? E mi fai le cocco? Erano due anni che non agiva. Si è trattenuto, ha lottato contro le sue pulsioni ed ha ceduto nuovamente. Il problema è che qui succede esattamente come nelle droghe, nella tossicodipendenza. Quando tu riesci a liberarti per un periodo dalla tossicodipendenza e ci ricaschi, non è un ricaduta norma, cioè non è una ricaduta semplice in cui torni al punto precedente, ma è un effetto boomerang peggiora molto di più rispetto all'ultima volta che ha assunto droghe, la, la dipendenza, l'intensità della dipendenza. E infatti lui ricade dentro questa compulsione in maniera estremamente più violenta. E il telefono lo fa vedere come un brutto posto, no, quella zona lì dove lui ha lasciato il corpo era molto bello. Era un posto, era un posto bello. Comunque, ha perso completamente il controllo. È andato in compulsione e in mania. Non riesce più a trattenersi, e quindi, dopo neanche un mese, compie un altro omicidio. E noi sappiamo che i serial killer, quando perdono il controllo, fanno un sacco di errori di distrazione, cominciano a perdere di vista. Eh, tra l'altro, vanno in onnipotenza, convinti di non essere presi mai vanno in distrazione, appunto, non fanno più caso ai dettagli che possono magari salvargli la vita o pararsi il culo e anche lui cade in questa dinamica e ci cade con l'ultimo omicidio, quello di Grammy Cunningham Granny, tra l'altro, è grandino, ha 13 anni e eh, quel weekend stava organizzando di andare in campeggio in California. E non vedeva l'ora, tra l'altro, era giovedì 14 luglio 1983 e lui sarebbe dovuto partire il giorno dopo per la California e farsi questo suo campeggio. La colonna sonora di Twin Peaks è bellissima, vero? Ciao, sai, Rusone! Lui aveva già preparato tutta la sua attrezzatura, aveva preparato i bagagli da giorni, non faceva altro che parlare di questa sua imminente avventura che veramente lo gasava un sacco. Tra l'altro, era la prima volta che andava in campeggio. E sarebbe andato in campeggio con un suo compagno di scuola media, tale Jeff, e il suo patrigno, un certo Roger Downs, che. E vi chiederete qui, ma aspetta, quando è che Roger Dons ha adottato un bambino? Cioè, cosa è successo? Perché è padre adesso? Ora, vi faccio un, come dire, un avanti veloce per arrivare a quello che, che poi hanno scoperto gli inquirenti dopo. No, ma leccati i piedi, eh, davanti a tutti, maleducato. Ah no, ma si mangia anche le unghie dei piedi. <ride> Sto strappando le unghie di piedi davanti a tutti, pazzesco. <ride> Flash forward, esatto, grazie Albe per avermi letto nel pensiero quello che è la mia cultura non za. Eh, praticamente Jeff una volta che verrà interrogato dirà che in realtà Roger Dons, nonché il nostro Bishop, non era il suo patrigno ma era il suo big brother, era il suo fratellone. Che in realtà lo aveva molestato da tutta la vita. Quindi, poi anche lì quando la. c'è un. sarebbe un capitolo a sé da aprire sull'interrogatorio di Jeff perché sono i poliziotti a dirgli che quello che lui riceveva da, uh, da Bishop erano molesti. E qui ci ricolleghiamo al discorso che vi ho fatto in apertura. Tante volte le vittime di abusi sessuali, soprattutto se sono bambini molto piccoli, non si rendono conto che sono. Abusi, lo normalizzano e Jeff, effettivamente, aveva pensato che fosse normalissimo ricevere quel tipo di attenzioni da parte di un adulto, anche il mio non fa di mangiarsi le unghie, ma si ha degli strattoni che a volte mi spaventano Hai visto? E anche lui fa, ah, ah, io do delle panacche invece mi faccio un male porco a caso. Andiamo avanti. Ehm. Um... Gremi però, ahimè, non arriverà mai, per quanto fosse entusiasta, fosse la sua prima volta, non vedeva l'ora, non arriverà mai a provare l'emozione, esatto Albe, a provare l'emozione del campeggio, perché purtroppo verrà rapito ancora prima di partire. Lui scomparirà dal suo quartiere, ovvero da casa sua, senza lasciare nessuna traccia, quel giovedì pomeriggio, i suoi genitori si sono allarmati quando non lo hanno visto presentarsi per cena e poi si sono ricordati successivamente che il ragazzo, a 13 anni. Aveva risposto a una telefonata, arrivata al telefono di casa per poi uscire di casa senza dire nulla. A quel punto poi era scomparso. In realtà al telefono c'era proprio il nostro bishop che lo invitava a incontrarsi per definire le ultime cose per il campeggio, e invece papà. Comunque, la scomparsa ha fatto notizia anche in questo caso in tutto lo Stato, già che il panico era alto, ma ehm, insomma, adesso a, a distanza di un mese lo diventa ancora di più. E eh, tra l'altro, il nostro Roger Dons, essendo amico di famiglia, perché lui si presentava come il patrigno di un compagno di classe di Grammy, praticamente conosceva ovviamente la famiglia di Grammy, quindi è andato subito dalla madre per offrirle qualunque tipo di aiuto avesse bisogno in quel momento cioè, e questa cosa qui l'abbiamo vista fare un sacco di killer cioè siete che hanno diciamo, proprio il gusto del... de, 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 di quanto sono stronzo mamma mia sono così stronzo che cotto al sole divento croccante Comunque, in interrogatorio, lui, tra l'altro, dirà che questo suo impulso ad aiutare la madre era realmente sincero. Dice: Volevo davvero aiutarla, solo che non sapevo come dirle che ero stato io a uccidere suo figlio. Ah, quindi volevi davvero aiutarla, questa povera mamma? Ma, ma, ma certo, mm, ma, ma certo. E ne vanno pure fieri, esatto, esatto. Questo è un atto un po' sadico. Di, eh, allora, da una parte possiamo vederlo come un atto sadico e una cattiveria, proprio come dire che sborro cattiveria sui muri, ma dall'altra parte possiamo anche vederlo come una sorta di controllo sulle indagini e sulle ricerche, cioè stare vicino alla famiglia è il modo migliore per stare vicino ai risultati delle, indag delle indagini, perdonatemi i rutti. È controllo, mm, malatissimo, mamma mia. A questo punto, le autorità fanno le solite ricerche, ascoltano i testimoni, ma per quanto eh, facciano come al solito il bambino non lo trovano. Ma questa volta, finalmente, alla quinta vittima in cui interrogano sempre una persona informata sui fatti, il nostro bishop. Finalmente nella task force c'è uno che tira sul ditino. Mi dice. Perché hanno messo su una task force di eh, collaborazione tra la polizia di Salt Lake City e l'FBI fatta apposta per trovare il rapitore di bambini di Salt Lake City. Uno alza la manina e fa: Ma nessuno si è accorto che c'è un certo Roger Downs che è stato interrogato per tutte e cinque le sparizioni e guarda caso. Cambia sempre casa e in ogni casa è vicino dove vengono rapiti i bambini? Allora, quando dice questa cosa tutti... Sborone, no un genio... Vabbè, ce la fanno, se ne rendono conto. Sì, è arrivata la signora in giallo, è in me. Ma, eh, niente, la, la cosa più incredibile, tra l'altro è che sono arrivati a Roger Downs, nonché Bishop, solo perché era coinvolto nella vita dell'ultimo bambino scomparso, cioè era proprio lui a doverlo accompagnare in campeggio, quindi anche lui è diventato tra gli interrogati, ma non interrogati solo in quanto vicino di casa testimone oculare, ma in quanto persona che conosceva la famiglia e anche il ragazzo. E quindi diventa una persona, un personaggio più di interesse rispetto ai casi scorsi. Essendo più di interesse, allora vanno a vedere quante altre volte lo hanno sentito, allora a quel punto fanno il collegamento. Ma buongiorno, esattamente, Chiara. Ma buongiorno. Insomma. Eccolo qua il nostro bastardone. Tra l'altro il sergente Bruce White e il detective Steven Smith decidono di reinterrogarlo e portarlo in centrale per sentirlo meglio. Tra l'altro, insomma, quando lo accompagnano in centrale, lui è convinto, il nostro bishop è convinto di essere chiamato per dare una mano, perché figuriamoci se qualcuno osa pensare male di lui. E eh, gli inquirenti ovviamente lo assecondano in questa credenza. Una volta seduto nel banco degli interrogatori scoprono che si inventa un sacco di bugie. Cioè, quando cominciano a razionalizzare tutti i suoi spostamenti, cosa hai fatto quel giorno, cosa hai fatto quell'altro, ma conoscevi questo bambino, lui si contraddice man mano, e quindi gli beccano: che eh, insomma, dice delle bugie che non è che lo incastrano, però già il fatto che menti l'interrogatorio qualcosa puzza, no? Insomma, lo tengono lì, lo massacrano, insistono. Alla fine, dopo 5-6 ore di interrogatorio, lui si apre. Proprio dice basta, ok, io devo dire tutto e dice tutto. E non solo confessa l'omicidio di Grammy che stavano cercando. Tra l'altro eh, la sua confessione si apre così. Gli dicono, dov'è Grammy? Eh, e lui dice... Mh... Non lo so, una cosa tipo dice un luogo. E fa, facci ritrovare Grammy. E lui dirà: Grammy non è ferito. Grammy è morto. Come fai a sapere che è morto? Ah, l'ho ucciso io. E da lì diventa un fiume, cioè non si limita a confessare l'omicidio di Gremio, ovvero quello su cui stavano indagando per interrogarlo. Ma racconta tutti quanti gli altri omicidi a ritroso. E fa tutto questo in 52 minuti, quindi ce cioè, lo tengono lì le ore per tirargli fuori una, una cosa. E poi in 52 minuti dice tutto e si vanta, assolutamente si vanta, e sapete per cosa si vanta di più? Voi non avete assolutamente idea di quanto sia facile rapire un bambino. <ride> Quei bambini credono a tutto. Basta offrirgli qualunque cosa e loro ti seguono anche in cima al mondo. <ride> Sai no? Io ho tutto a testa a fregare i bambini. No, veramente, cioè, bastardo pezzo di merda. Comunque, ovviamente dice anche dove ha sepolto i corpi, per cui troveranno tre eh, gruppi diciamo scheletrici confessa tutto in 52 minuti è tutto registrato tra l'altro trovano tre eh, resti, gruppi di resti scheletrici a cedar fort nel deserto e due cadaveri più recenti a twin peaks per l'appunto lui tra l'altro diceva appunto che tornava spesso sulle tombe dei bambini perché aveva bisogno di rivivere il suo momento questo fa Um, cioè, coincide con la compulsione del serial killer perché il, il serial killer compulsivo ha questo bisogno di rivivere l'omicidio proprio perché è un brivido, una droga, è una cosa di cui ha bisogno e non sempre se la può procurare facilmente. Quindi, per sopperire, torna sui luoghi di sepoltura per, come dire, rivivere un po' il brivido. Era un feticcio, esatto, Albe, esatto. Comunque, ehm, insomma, sembra evidente che effettivamente la natura dei suoi crimini fosse compulsiva, soprattutto perché una certa disse, una frase che tra l'altro lo porterà alla storia, «Sono contento che mi abbiate catturato perché sicuramente lo rifarei se ne avessi l'occasione». Quindi lui stesso dice «O mi fermate...» O oh, io vado avanti, perché non ce la faccio, non resisto. Io davanti a questo impulso non riesco assolutamente a contenermi. Ho bisogno di uccidere, di molestare e uccidere. Insomma, dopo che è uscita la notizia dell'arresto e della confessione di Bishop, la polizia viene sommersa da tutte quelle telefonate dei genitori che in passato accusavano Bishop di aver molestato i loro figli o figli di conoscenti, i loro amici. Il tutto negli ultimi dieci anni. Ma nessuno aveva segnalato queste molestie o denunciato queste molestie quando Bishop era ancora latitante o quando era in attività, ovvero era a caccia, uccideva e molestava. E le autorità si sono incazzate come le bestie. E giustamente. Tant'è che il capitano John Pauley, che stava dirigendo le indagini, ha fatto una conferenza stampa e ha preso la parola dicendo: bello che tutti questi adesso segnalino, che ci dicono e tutto il resto. Ma quello che vorrei sapere è dove erano queste persone, due o tre anni fa, quando non avevamo nessuna pista, brancolavamo nel buio e i bambini continuavano a essere rapiti e uccisi. Dove cazzo eravate? È vero, assolutamente vero. Nessuno aveva detto niente. Se avessero anche solo segnalato e magari le autorità si fossero concentrate su Bishop, magari facendo una perquisizione a casa, un appostamento, un inseguimento, un qualunque cosa, avrebbero beccato immediatamente. E infatti John Paul si è incazzato e gliene ha dette quattro a ste famiglie. ha fatto bene, ha fatto bene. Ci ha detto sì, vittima è fino a un certo punto però. Sì, mi dispiace per i vostri figli che sono stati molestati da Bishop, ma non mi dispiace per niente per voi perché siete degli stronzi. Eh. <ride> che cazzo! Aveva fatto bene, aveva fatto bene. Insomma, ovviamente, come sapete, la confessione di un assassino non basta per poterlo portare a processo perché potrebbe essere un millantatore, un mitomane. Quindi vanno a fargli la perquisizione a casa, e qui trovano una mazza e un martello macchiati di sangue e trovano veramente tantissime foto pedoporno delle vittime, quindi ovviamente non poteva che essere lui l'assassino, avendo le loro foto. Um... E in più, oltre alle foto delle vittime, trovano almeno altri 54 bambini diversi che posavano in pose esplicite nelle sue foto. Il problema è, che però, il problema è però che Bishop non era scemo 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 scemissimo perché i bambini che non uccideva, quelli che uccideva sì, ma quelli che non uccideva non li ritraeva con il volto. Ovvero scartava sempre il volto dalle foto in modo tale da renderli irriconoscibili. Infatti, eh, la polizia non aveva nessuna prova per poter identificare questi bambini, quindi eh, purtroppo rimanevano lì senza giustizia. In più, hanno trovato anche un libro. Questa cosa mi ha fatto volare altissimo. Cioè, vi ricordate che lui è evaso, cioè è, è, è scappato da quell'accusa di furto, quindi ha tradito la parola e tutto il resto? Come ha fatto lui a vivere da fuggitivo evaso, che era nato in mezzo ai mormoni, che non è che avesse questa usta criminale? Ebbene, ragazzi, ha comprato un libro. Questo libro si chiamava 100 modi per scomparire e vivere liberi. Lui non aveva assolutamente idea di come si potesse vivere da latitante. Ha seguito le istruzioni di questo libro <ride> e si è riuscito. Cioè, io a questo punto mi chiedo: Ok, boom di vendite di questo libro. Perché che funziona, ragazzi? Cioè, ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno. Evasione for Dummies, esatto. Ma lui, niente, ha seguito le regole del libro e ha avuto successo. Ora io ho bisogno di questo libro nella mia biblioteca personale. Mi ricordi di un documentario su questo libro. Davvero, Cyrus? Ti prego, se lo trovi, mandamelo perché io lo voglio assolutamente indagare. Ora basta guardare WikiHow. Esatto, ci sarà un WikiHow su come fuggire. Sì, assolutamente lo squalo, lo so. 16 anni 4 mesi per l'assassino di Chiara Gualzetti. Giovedì ne parliamo al TG Crime, Don't worry. Tra l'altro, quello stronzone, si è anche avuto il coraggio di farsi un selfie con il simbolo vittoria e dire che lui non ha colpa se una sfigata gli ha chiesto di essere uccisa e lui l'ha fatto. No, la allora, lasciamo perdere che su Chiara Gualzetti avremo cose ancora da dire. Comunque, tutto quello che vuoi su WikiHow, io sapevo che c'era una guida su come scorreggiare meglio. <ride> già è tutto dire ma andiamo avanti andiamo avanti a questo punto bishop è accusato perché ovviamente ha confessato non ho trovato le prove quindi accusa accusato di 5 capi di imputazione per omicidio di primo grado 5 ovviamente ha ucciso 5 persone 5 per rapimento perché li ha, li ha rapiti 2 per aggressione sessuale forzata e abuso sessuale su, su minore perché gli abusi sessuali sono applicati solo a due dei bambini? E qui c'è una cosa un po' macabra. Purtroppo, per quanto lui ne ave avesse confessato, non c'erano prove a sostegno degli abusi sessuali su questi uh, bambini. A parte le foto, che però non erano così esplicite. Fatto sta che eh, soltanto i corpi più recenti, cioè quelli che aveva appunto eh, ucciso negli ultimi mesi, potevano dare e fornire la prova forense medico-legale dell'abuso eh, dell sessuale ricevuto. Quindi soltanto quei corpi hanno portato la prova forense dell'abuso, mentre gli altri, siccome ormai erano. Scheletrici non hanno potuto fornire questo tipo di prova, ma in ogni caso sarebbe bastato anche solo un capo d'accusa per omicidio volontario, omicidio di primo grado, per condannarlo a morte perché nello Utah, cioè per appunto. La pena di morte per omicidio di primo grado, quindi non si sono troppo soffermati su questa problematica dell'abuso sessuale o meno, tanto andava in pena di morte comunque. Ora eh, qui c'è una strana combinazione perché Robert Stott che è il vice procuratore. Descrive Bishop in un'intervista come un killer spietato, un maniaco sessuale, dotato di una mente intrigante, calcolatrice e astuta. Mentre d'altra parte Bishop nelle sue dichiarazioni alla polizia che poi vengono rese pubbliche dai giornali, quindi è un po' come una sorta di intervista con eh, l'interlocutore, diciamo, in l'intermezzo della polizia, lui in realtà dice: Ma io non è che sono così incredibile, che ho la mente astuta geniale, che cioè rapire un bambino è un attimo, perché i bambini si fidano di chiunque gli offra qualcosa e ti seguono dappertutto. E... e poi sono anche stato molto fortunato: adesso non è che io abbia usato il genio, no? Quindi si è un po' sminuito, e questa non è una cosa da donarci, eh? Infatti io, se, se ci fate caso. Oggi non ho mai detto che lui sia un Narci. E secondo me non lo è. Secondo me è uno dei pochi che non ricade in tutto ciò. The Paper Trip. Ah, interessante. Mi fa pensare che non abbusate dei figli. Eh, eh sì, esatto, Osomachi. Tanto alla fine la pena non cambiava più di tanto. Un gioco da ragazzi, come rubare le granelle a un bambino, ecco. Allora, vi ricordate quando all'inizio della live vi raccontavo di come Arthur, di eh, come Bishop e suo fratello avessero molto in comune? Ecco. Praticamente, mentre Bishop era in attesa del processo, venne a sapere che suo fratello Douglas era stato incarcerato per aver abusato sessualmente di bambini. A Provo, che è una città sud-est di Salt Lake City. Cioè, praticamente tutti i bambini di Salt Lake City, o dall'uno o dall'altro, li non molestari, va a destra o a sinistra, veramente non hanno uno scampo. Tra l'altro, i crimini eh, erano scollegati: scusate, recapitini, qui ho sbagliato. I crimini erano assolutamente scollegati. Tant'è che, infatti, Bishop lo viene a sapere una volta in carcere, non ne aveva idea. Però chiaramente eh, l'opinione pubblica ha cominciato a fare delle speculazioni sul fatto che magari condividessero le vittime, che avessero un'associazione a delinquere. In realtà è stato dimostrato che assolutamente non era così. Quindi qui c'è una grande domanda da farsi: è davvero credibile che questo Arthur Gary Bishop non abbia mai ricevuto abusi in famiglia? Laddove anche suo fratello manifesta gli stessi problemi, e poi vogliamo davvero escludere che eh, la famiglia non sia colpevole dei comportamenti dei figli in età adulta e vogliamo additare la colpa puramente al soggetto quando in realtà ci sono due soggetti nati nella stessa famiglia che non hanno collaborato nei loro crimini e non erano consapevoli l'uno dell'altro e li hanno compiuti ugualmente. Cioè vogliamo davvero escludere la responsabilità di questa famiglia? Ma proprio a livello scientifico, cioè vogliamo davvero limitarci sempre a puntare il dito contro l'autore, il colpevole, senza andare ad analizzare quello che è il contesto infantile nel quale sono cresciuti questi cattivoni? Perché questo mi sembra un esempio palese del fatto che ci siano implicazioni ben più ampie rispetto al singolo. No, non può essere una coincidenza. E per quanto né Douglas né Arthur ci abbiano parlato della loro famiglia in modo abusante, per questo vi dico che io ne sono convinta, cioè sono sinceramente convinta che in quella famiglia succedesse robaccia. E eh, il fatto proprio che né Arthur né Douglas abbiano parlato dei loro genitori è un campanello ancora più d'allarme perché solitamente i killer parlano sempre quando gli psicologi gli chiedono dell'infanzia, invece loro no, no, tutto bene, tutto normale, non dicono niente di che. Quando non dicono niente di che, cioè non dicono neanche mia madre mi stava sul cazzo perché era. Eh, mi sgridava quando mi beccava con la pornografia o magari mia madre era fissata con la pulizia e rompeva il cazzo, cioè non dicono niente né di buono né di, di cattivo, evitano l'argomento, esatto, secondo me c'è qualcosa sotto di molto grave mm -mm. o perché sono traumatizzati o perché pensano che il mondo fuori non capirebbe. E quindi ancora collidono con le idee dei genitori e pensano che abbiano fatto bene loro. Comunque, la difesa di Bishop eh, ovviamente non aveva nessuna speranza di far assolvere eh, l'assistito, ma provano comunque a risparmiargli la pena di morte e cercano di trasformare l'accusa in omicidio colposo, ovvero. In realtà gli omicidi erano un incidente, non erano la vera volontà di Bishop, ma la vera colpa era tutta della pornografia, cosa che tornerà anche nel processo a Ted Bundy che tra l'altro volevo dirvi per voi che siete ancora svegli, <ride> scusate, mi sto andando avanti lunga oggi. Eh, però vi volevo dire che per quanto riguarda Ted Bundy, non farò solo una maratona, ma farò molti episodi. Cioè, vorrei suddividere. Uh, L'argomento Ted Bundy in delle diciamo macro aree, quindi ci saranno come per il mostro di Firenze 3-4 live dedicate a Ted Bundy, uh, mono, cioè dedicate tutte ad un tema in modo tale che se perdete quella precedente poi comunque riuscite a seguirla. Uh, sappiate che cercherò di fare come col mostro, ma perché mannaggia orazio? Perché ovviamente cercano di difendere il loro assistito in qualunque, in qualunque momento. Mm. Quindi loro dicono no, ma è la pornografia che ha fatto ammalare la mente del povero piccolo Arthur Bishop e lo ha bloccato a un'età e una sessualità infantile. Ovviamente abbiamo analizzato la pedo molto prima di dirvi qual era l'ipotesi della difesa, quindi eh, abbiamo già le nostre risposte. Però lui prende parola in aula. E parla, parlerà, parlerà alla giuria e dirà queste parole. Durante il processo, il dottor Victor Klein ha testimoniato sugli effetti negativi della pornografia. Mentre ascoltavo le sue spiegazioni, potevo sentire come i miei desideri di vita si intensificavano. Cioè, mentre lo psicologo parlava dei problemi con la pornografia, lui si eccitava in aula, ok? Sono un pedofilo omosessuale condannato per omicidio e la pornografia è stato un fattore determinante nella mia caduta. In qualche modo sono diventato sessualmente attratto dai bambini e, e fantasticavo su di loro. Alcune librerie offrivano libri di educazione sessuale, fotografici o di arte, che occasionalmente contenevano foto di ragazzini nudi. Ho acquistato questi libri e li ho usati per migliorare le mie fantasie masturbatorie. Lui cioè, questo lo dice davanti alle famiglie delle vittime, davanti a tutti, eh? Avevo bisogno di immagini sempre più esplicite, ma in breve tempo anche quelle immagini divennero accettabili e scontate. Trovare e procurarsi materiali sessualmente eccitanti divenne per me un'ossessione. Per me vedere la pornografia era come accendere una miccia su un candelotto di dinamite. Sono stato stimolato e ho dovuto gratificare i miei impulsi, o sarei esploso. Che non era una brutta idea esplodere. Tutti i ragazzini sono diventati meri oggetti sessuali. La mia coscienza era desensibilizzata e il mio appetito sessuale controllava interamente le mie azioni. Allora, più che autoconsapevole, secondo me gliel'hanno scritto questo discorso, perché lui non è mai arrivato a nessuna autoconsapevolezza. Semplic semplicemente ha descritto come si sentiva e gli avvocati gli hanno scritto la spiegazione più paracula da dare. In ogni caso, ovviamente, questo suo discorso non ha fatto alcuna differenza per la giuria, che dopo sei settimane di processo. Lo hanno comunque considerato colpevole di tutti i capi d'accusa. E eh, perché non hanno nessuna pietà? Perché quando cominciavano ad averne, i PM hanno fatto sentire la registrazione della confessione di Bishop cioè quando era in sala interrogatorio. Che tra l'altro la difesa di Bishop si è inalberata tantissimo per questa azione perché ha detto non potete ammettere in aula questa registrazione perché lui ha confessato non in presenza di un avvocato e quindi non aveva, insomma, non, non, aveva, non sono stati rispettati i suoi diritti e questa prova è inammissibile in aula e solitamente. Funziona, cioè solitamente la difesa in questo caso ha ragione, però in questo particolare caso hanno, hanno permesso, il giudice ha permesso comunque che venisse riprodotta questa registrazione in aula. E il fatto è che i giurati sono rimasti particolarmente sconvolti dal fatto che Bishop, quando raccontava dei suoi omicidi, dei rapimenti dei bambini, lo faceva ridacchiando. Con estrema nonchalance e a tratti, assumeva, faceva la voce in falsetto per imitare la richiesta di pietà di bambini che morivano. Cioè, tipo, era lui lì che si divertiva a fare. Eh sì, perché poi dicevano: Sì, ti prego, risparmiami! No, e invece io. Yeah! Cioè, capito, si divertiva proprio a raccontare sta roba. Quindi, chiaramente. Ovvio, no, non è l'unico in tanti serial. Ovvio la giuria non ha avuto nessuna pietà e hanno eh, raccomandato appunto l'esecuzione capitale. La legge statale dava diritto a Bishop se scegliere tra l'esecuzione per fucilazione o l'iniezione letale e lui ha scelto l'iniezione letale. Eh, tra l'altro, la fucilazione era ancora in voga nello Utah perché ha dei retaggi culturali mormoni e pare che sia legato a una questione di sacrificio di sangue, che tu devi essere, devi morire in maniera sanguinosa per poterti redimere dai tuoi peccati. E quindi, poi, eh, Dio, secondo i mormoni, se vieni fucilato ti perdona, ma se vieni eh, iniettato, no. Vabbè, comunque lui sceglie lago comunque. Tra l'altro, eh, insomma, dopo la sua condanna mentre nel braccio della morte, lui si riavvicina alla religione mormone, mormona e dice, no, no, ma io sono stato ingannato da Satana, è tutta colpa di Satana, cioè, devi morire spappolato esatto, per essere pentito devi morire spappolato gli avvocati faranno una richiesta per un nuovo processo, ma la Corte Suprema dello Utah la respingerà nel, nell'88. A questo punto Bishop rinuncia alla speranza di sopravvivere, si rassegna alla morte e non vede l'ora che lo facciano fuori. Perché? Perché non riesce a sopportare l'attesa. Cioè, già capisce che i suoi difensori, i suoi avvocati non possono risparmiargli la pena di morte. A questo punto dice: Prima lo fai, meglio è, per togliersi il pensiero. Quindi um, il 2 maggio dell'88 la Corte Suprema dello Iuta revoca la sospensione dell'esecuzione e ordina al Tribunale di fissare una data. Um, ecco, tra l'altro in quell'occasione, quando ci sarà l'udienza per fissare la data di esecuzione, lui farà un altro discorso. Così, ci tengo a propinarvi le sue parole, perché non c'è modo migliore di raccontare la storia di un killer se non tramite le parole sue, anche per entrare no? nella sua mente. Dice, ripensando alla mia vita, ricordo molte cose buone, ma queste sono oscurate dalle cose brutte che ho fatto. Vorrei poter rimediare in qualche modo, ma non vedo come potrei. Vorrei poter tornare indietro e cambiare quello che è successo o che dando la mia vita queste cinque vite innocenti possano essere ricompensate. Ancora una volta dico che sono veramente dispiaciuto per tutta l'angoscia. Alla fine del suo discorso il giudice lo guacia. Comunque, tra una settimana camma il 10 giugno dell'88 viene fissata la, la data dell'esecuzione. E lui si dice insomma quando viene accompagnato alla sala d'esecuzione, lui si dice pronto e ansioso di morire. Quando gli chiedono, Ma perché tutta questa voglia di morire? Lui dice: Io riconosco di avere dei problemi, riconosco di essere malato, ma eh, secondo me è meglio se ci lavoro dall'altra parte. Okay. ok, quindi niente. Lui è andato a morire, contento di morire, è morto, l'hanno ucciso. E, ragazzi, per quanto possiamo essere soddisfatti. Della pena, io non lo sono per niente, ragazzi. Cioè, io ogni volta che viene ucciso un essere umano per quanto merda sia, mi fa schifo questa pratica. Mi fa schifo perché io ho questa curiosità scientifica, questo interesse per la mente che. La pena di morte che più mi ha stretto il cuore è stata quella di Ted Bundy. Cioè io lì gridavo ignoranti del cazzo, ignoranti del cazzo, teste di cazzo state buttando oro a merda, l'oro alla merda state dando. Per cosa? Per dare da mangiare lo stomaco di quei dei vendicativi e non capire un cazzo di quello che è la criminologia? Lui sarebbe stato un cazzo di genio. Avrebbe potuto aiutare, lo tenevate chiuso in isolamento in una stanza con quattro mura e solo le mutande, lo facevate soffrire tutta la vita, gli facevate, non lo so, la tortura del, del sonno, quello che vuole, però tenetemelo cazzo vivo perché è utile, è utile. Cioè, Ted Bundy, l'esecuzione di Ted Bundy è stato come prendere un vino pregiatissimo e rovesciarlo nel cesso. Io ho vissuto la stessa identica situazione. Prendere i diamanti e gettarli nel, nel, nella merda, uguale. Poi, oh, questo non era un soggetto altrettanto prezioso, tra virgolette, ma ogni soggetto è prezioso, perché ogni, ogni soggetto ha la sua storia personale, ha il suo background e... Sicuramente ci sarà qualcun altro che ha qualcosa in comune con lui, quindi conoscerlo prima, ma soprattutto fargli raggiungere la consapevolezza. Cioè, il carcere a vita, tra l'altro, a mio parere, è molto più punitivo della morte immediata. Ma poi, un soggetto del genere, sapete quanto potrebbe essere interessante? Potrebbe essere stato interessante farlo rendere conto, fargli fare tutto il percorso che di Gregori. Uh, racconta nel suo libro farlo rendere consapevole di quello che aveva subito in infanzia fargli prendere consapevolezza del fatto che quelli sono abusi fargli capire qual era la sua oh aveva 30 anni cosa aveva An 88 52 88 uh, 35 anni è stato ucciso no sbaglio 37 è stato ucciso a 37 anni Regà poteva fare un percorso Psicologico della Madonna e arrivare oggi a spiegarci perché. Niente, non so contare, vero? 8 meno 2 6, 36 anni. <ride> scusate uh, E spiegarci oggi perché un uomo può diventare un pedofilo. Cosa significa essere un pedofilo? Aiutare nella ricerca e la lotta contro la pedofilia. E invece, no lo andiamo a friggere, oppure lo buttiamo in una cella senza chiave senza mai più fargli delle domande perché, eh, schifo merda, speriamo che lo ammazzino gli altri detenuti. Cioè, non... io non capisco questo moralismo che ci porta sempre più in basso, sempre più in basso nella scala dell'ignoranza che veramente... Esatto, Tania, gallina delle uova d'oro. Vanno studiati, vanno studiati, vanno studiati e vanno lasciati. Ma voi lo sapete quanto è brutto stare in prigione? Cioè, lo sapete quanto può essere brutto vivere in quattro mura? Forse è meglio morire. Cioè, non... allora, morire non sappiamo com'è. Stare in quattro mura, chiusi, possiamo immaginarlo. Molti sanno cosa significa. E quello sai di sicuro che fa schifo. È una cosa orribile passare l'eternità in quattro mura. La morte... Non ci è dato sapere se è una cosa orribile o meno, sicuramente è orribile per chi rimane qui, ma per chi va di là, boh, potrebbe anche essere, boh, cioè, ma magari è meglio che stare in quattro mura, chi lo sa, ce lo possono dire solo gli al di là. E quindi non, la pena di morte per me è proprio la merda, è la cosa più sbagliata del mondo. Sai quanti rettori perdi risparmiando uno come Ted Bundy? Allora io sai cosa avrei fatto Rainbow? Avrei finto di eh, uccidere Ted Bundy, nascondendolo in una sorta di protezione di testimoni, e l'avrei tenuto in un laboratorio segreto dove lui avrebbe collaborato, ma facendo credere al mondo che era morto. Cazzo, se l'avessero fatto veramente. Purtroppo abbiamo le immagini del cadavere, quindi sappiamo che è stato ucciso veramente. Come i sosia dei politici, esatto, esatto.